Buonasera, benvenuti a tutti. Diamo inizio al Consiglio Comunale alle ore 19:05. Passiamo subito al punto 1 all'ordine del giorno. Scusi, segretario comunale per l'appello, mi scusi. Attiva la base. Buonasera a tutti, allora procediamo con l'appello. Renata Tosi, Rosati, Frisotti, Tonti, Angelini, Pellegrino, Maiolino, Mussoni, Galassi, presente. Pullè, Boschetti, Vandi, Bedina, Ragni, Ricci, non lo vedo, Testa, Vescovi, non la vedo, Imola, assente giustificato, Gobbi, non lo vedo, Andruccioli, ok, Gambetti, attivate Conti, le basi, consiglieri, Ubaldi, Del Bianco, Carbonari. Ok. Perfetto. Scusate il disguido. Passiamo subito al punto 2 all'ordine del giorno, non avendo comunicazioni istituzionali da darvi. E il punto 2 è risposta alle interrogazioni e interpellanze. La prima risposta viene data per letta perché il consigliere Imola non è presente. La seconda risposta è il consigliere Carbonari. Indagi su odori sgradevoli e persistenti a Riccione Paese, Raibano, zona artigianale, Casella Autostrada e San Lorenzo. Risponde l'assessore Armetti. Prego, assessore. Grazie Presidente, buonasera a tutti. Si risponde in ordine alle domande poste all'interno delle interpellanze in oggetto. 1. Quante aziende sono state controllate ed in che modo? 2. Se sono state controllate le aziende nella zona di Coriano ed in che modo è attivata la collaborazione con il Comune di Coriano a questo proposito? Facendo riferimento anche alla risposta della prima interpellanza in merito alla presenza degli odori sgradevoli della zona artigianale del Comune di Riccione e aree limitrofe, le attività di controllo poste in opera sono iniziate da prima dell'interessamento di questa amministrazione, in quanto dalle segnalazioni pervenute da ARPAE le attività di monitoraggio sono state svolte nell'estate 2017 sul territorio del Comune di Coriano. A seguito delle segnalazioni avute dopo il mese di settembre e ottobre 2017 è stato chiesto ad ARPAE di aumentare lo spettro di ricerca e sollecitati formalmente in data 13 novembre 2017 protocollo 60758 anche alle altre aziende della zona. In data 30 gennaio 2018, con protocollo 6954, veniva formata da ARPAE l'analisi delle 4 aziende presenti nella zona sottoposte al regime di autorizzazione unica ambientale per quanto riguarda le emissioni. La fonderia colombarina di Marcaccini Giuseppe di Coriano, azienda agricola Biomax di Coriano, la brunitura di Giorgi Giordano di Riccione e le fonderie Pere di Riccione. Delle 2 aziende di Coriano, la prima è stata chiusa, mentre la seconda, come evidenziava il rapporto, era sotto esame per un valore di controllo emissivo fuori dai parametri, mentre le 2 aziende, ricomprese nel territorio del Comune di Riccione, rientravano regolarmente nei rispettivi parametri emissivi. Sono stati fatti svariati sopralluoghi nella zona per rilevare e constatare la presenza di questi odori e la loro presenza sempre con il confronto di ARPAE, in quanto segnalazioni ricevute dal Comune di Riccione nel periodo settembre 2017-dicembre 2017, presentate agli uffici erano solo 4 e con caratteristiche e zone diverse. Il Comune di Riccione, sollecitato da altre segnalazioni odorifere in altre zone della città con caratteristiche diverse da quelle rilevate nella zona commerciale, come detto in precedenza e soprattutto con odori che facevano riferimento al compostaggio o trattamento agricolo, o trattamenti agricoli,
ha chiesto supporto al Comune di Coriano per avere informazioni della ditta Biomax e fatta richiesta il 14/5/2018 con protocollo 27523 DARPAE per avere informazioni sulla gestione degli spargimenti di effluenti agricoli all'interno del territorio per poterli incrociare le informazioni e per le quali stiamo attendendo risposta. La terza domanda, se attualmente visto che una sola azienda ha avuto il rilascio della AUA, che è autorizzazione unica ambientale, è previsto l'adeguamento ed in che tempi di altre aziende? Tutte le aziende che operano in regime di AUA, con controllo delle emissioni, hanno un'autorizzazione regolare e sono sottoposte ai controlli da parte di ARPAE per il corretto mantenimento degli impianti come previsto per legge. L'ingresso delle emissioni od origine in AUA è una cosa avvenuta di recente, nel dicembre 2017, e che ancora trova difficile applicabilità in quanto la redazione di un regolamento è stata demandata alle regioni e che ad oggi vede solo uno slancio della regione Lombardia che ha redatto delle linee guida in merito, ma che non risolvono completamente la questione. Nello specifico la società Fonderia Peri, all'interno delle prescrizioni di AUA, è stato richiesto entro i 3 mesi successivi la presentazione di un progetto di contenimento degli odori, in quanto la lavorazione attuale, completamente conforme da tutti i punti di vista, presenta delle caratteristiche odorifere importanti. Alla ditta è stata concessa una proroga per la compilazione del progetto, appunto per la complessità del progetto e dei pochi punti di riferimento e dell'impianto e dell'impatto sulla filiera di produzione. La quarta domanda, se i controlli e i vari rilevamenti sono stati eseguiti in orari di chiusura delle aziende, se sono stati eseguiti i rilevamenti di notte e nel periodo di chiusura fioriale, i controlli sul territorio continuano da parte di ARPAE in base alle segnalazioni pervenute direttamente a loro e dalla collaborazione tra gli uffici. Così come i controlli alle aziende vengono condotti da ARPAE in piena autonomia decisionale per il rispetto delle autorizzazioni. Per arrivare ad un controllo completo su tutta la giornata è stato disposto ad agosto con determina dirigenziale numero 1114 del 20 agosto 2018 la convenzione con ARPAE per il noleggio di un naso elettronico. Nella scelta del posizionamento si è voluto privilegiare la salute pubblica dei più piccoli, montando l'apparecchiatura all'interno dell'asilo IPAB di Riccione, presente nella zona artigianale. La rilevazione è iniziata a fine settembre con i campioni controllo e l'allenamento della centralina che è stata installata il 12 ottobre e dovrebbe finire a breve il periodo di attività di registrazione. Durante il periodo di attesa dell'elaborazione dati, che durerà un paio di mesi, presumibilmente tra dicembre 2018 e gennaio 2019, si svolgeranno campagne di indagini con le forze di polizia municipale e con il supporto del GEV Rimini, come svolto in altre indagini analoghe in varie ore della giornata. Grazie. Grazie Assessore. Prima di passare alla prossima risposta, volevo sottolineare che abbiamo un problema tecnico questa sera, non riusciamo a fare partire lo streaming, quindi purtroppo non ci vedono in streaming, ci vedranno in registrato probabilmente. La prossima interrogazione è del consigliere Andruzzoli. Ma vedi, ne faccio troppe. Mi scusi, consigliere Carbonari, dichiarazione di soddisfazione. Allora sì, buonasera a tutti. Sono parzialmente soddisfatta, tant'è che ho depositato una nuova interrogazione perché soprattutto relativamente al punto 4, se non mi ricordo male, e punto 5 della mia interrogazione non ho ricevuto risposta, nel senso che io avevo chiesto precisamente in che orari erano stati svolti i controlli e soprattutto se erano stati svolti i rilevamenti notturni. Dato che ci sono giunte comunque segnalazioni, sto più distante così, più segnalazioni che si avvertono odori anche notturni, quindi magari anche esercizio di attività illecite durante la notte, dato che comunque questo problema dovrebbe essere risolto entro breve perché il disagio è molto elevato nella città. Quindi dopo poi leggerò il testo della nuova interrogazione. Grazie. Grazie consigliere. Allora, il prossimo consigliere interrogante che riceve risposta è il consigliere Andruzzoli, con titolo Raccolta rifiuti, Comune di Riccione. Risponde l'assessore Ermeti. Il
problema della raccolta e gestione dei rifiuti è, fra le questioni ambientali, una delle più complesse, perché necessita di soluzioni integrate e articolate, ma al tempo stesso tempestive ed efficaci, che coinvolgono da un lato il governo e la gestione del territorio e dall'altro i comportamenti quotidiani dei singoli cittadini, costringendoci in definitiva a confrontarci con i limiti dell'attuale metodo di sviluppo della nostra città. Gli interventi di verifica e controllo sul conferimento dei rifiuti sul territorio comunale vengono effettuati dalla polizia locale con l'ausilio degli ispettori del gestore del servizio ERA. Vengono in particolare monitorate sia le isole ecologiche, dove si verificano maggiormente episodi di non corretto conferimento, che nella zona ove è attivo il servizio domiciliare, porta a porta. Il rispetto degli orari di esposizione dei rifiuti che la corretta differenziazione degli stessi. Inoltre, al fine di ottenere una migliore efficacia nell'attività di monitoraggio, sono in arrivo telecamere mobili, fototrappole, da installare di volta in volta a sorveglianza delle postazioni più disordinate e problematiche. Tali attività ispettive, svolte da agenti della Polizia Locale e dagli ispettori di ERA con il coordinamento dell'ufficio ambiente, oltre ad avere una funzione repressiva nei confronti di comportamenti illeciti, hanno anche l'importante funzione di dare il quadro esatto delle migliori strategie da adottare per affrontare e risolvere i casi più problematici. Tali sopralluoghi congiunti sono stati attivati già da diversi anni, con un incremento delle attività durante il periodo estivo nelle zone servite dal servizio domiciliare e nei periodi autunnali e primaverili per i rifiuti verdi abbandonati sul territorio. L'obiettivo che l'amministrazione comunale intende perseguire è quello di favorire il massimo rispetto possibile delle regole a vantaggio dell'ambiente e del decoro urbano. Per questo motivo l'attività di controllo messa in campo si sviluppa su due livelli distinti: da un lato quello repressivo volto a sanzionare i comportamenti illeciti e dall'altro quello di informazione e di collaborazione con tutti gli utenti, sia domestici che non domestici, attraverso azioni di informazione che, in particolare nelle zone dove sono più frequenti ed evidenti comportamenti illeciti, invitano i cittadini ad assumere comportamenti virtuosi nell'interesse proprio e dell'ambiente nel quale vivono ed operano. Grazie. Grazie Assessore. Consigliere, la dichiarazione di soddisfazione. Grazie Presidente, buonasera a tutti. Ringrazio l'assessore per la risposta, ma non sono soddisfatto poiché non mi sono state fornite i risultati delle azioni intraprese dall'amministrazione. Cioè, sono d'accordo con voi sugli obiettivi, che chiaramente sono obiettivi di buon senso, quelli di contrastare chiaramente chi conferisce male i rifiuti e chiaramente perseguire il decoro urbano, però avrei voluto anche i risultati, come dire, delle azioni intraprese, anche il numero di sanzioni, gli eventuali anche attività che sono state intraprese in maniera specifica. Per questo ripresento un'altra interrogazione subito dopo. Grazie. Grazie consigliere. Il prossimo consigliere a avere risposte è consigliere Del Bianco, con oggetto New Pallariccione SRL. Risponde l'assessore Santi. Prego, assessore. Buonasera. In relazione all'interpellanza presentata dal consigliere comunale Andrea Del Bianco, appartenente al gruppo consigliare Movimento 5 Stelle Riccione, in data 19 settembre 2018, si informa che gli uffici hanno elaborato la proposta di delibera da sottoporre all'esame del Consiglio Comunale, con la quale, in base alla scheda di rilevazione allegata a detta proposta, è previsto il mantenimento della partecipazione della società del Comune di Riccione, aggiornando conseguentemente il piano operativo di revisione straordinaria approvato con deliberazione del Consiglio Comunale numero 19 del 28 settembre 2017, limitatamente alla società New Pallariccione SRL, con sede in Riccione al Viale Virgilio numero 17. Grazie. Grazie assessore. Consigliere, prego. Sì, grazie, buonasera. Buonasera. Buonasera a tutti. Allora, io non mi ritengo assolutamente soddisfatto, perché il tema del quesito che avevo posto era quali erano le linee, i parametri e la metodologia con la quale si era divenuti alla valutazione contenuta nella lettera di prelazione inviata ai soci di minoranza.
Ora, il fatto che si decida di non proseguire con la vendita della società non significa che non si debba dare risposta a questa domanda. Più che altro perché, visto che abbiamo votato un anno fa un piano di dismissioni, io credo che sia lecito, visto che si parla di patrimonio pubblico, e anzi doveroso e opportuno, che noi si sappia quali siano le metodologie di valutazione delle società. Perché si fa un gran dire di quello che lo Stato fa bene o fa male, e se deve vendere bene o male una società, io devo avere un termine di paragone per valutare quali sono i parametri che mi hanno portato a quella cifra. Quindi non mi ritengo assolutamente soddisfatto, pertanto ho già riproposto la medesima interrogazione. Grazie. Grazie, consigliere. La prossima risposta al consigliere Carbonari. Regolarità degli allacci fognari di Riccione, risponde l'assessore Ermetti. In riferimento alle sue richieste, le riferisco quanto segue. Mi preme inizialmente sottolineare che la campagna di regolarizzazione degli allacci fognari in atto, cui lei si riferisce, riguarda nello specifico allacci fognari di acque meteoriche che recapitano impropriamente in fognatura nera. In sostanza, quindi, si tratta di allacci di acqua bianca che, invece di venire regolarmente recapitati nei corsi d'acqua ricettori, viene indotta al depuratore comunale per un trattamento non dovuto. Non si è quindi di fronte alla condizione di inquinamento diretta, ma sarebbe conseguenza delle condizioni opposte al recapito di reflui di fognatura bianca. Premesso questo, al fine di tranquillizzare la cittadinanza tutta, informo che le raccomandate spedite da ERA SPA, al di là di qualche errore che nelle dimensioni complessive dell'attività svolta riteniamo sostanzialmente accettabile, hanno creato il giusto coinvolgimento che ci si aspettava. L'attività di adeguamento è comunque un'attività di lungo periodo che coinvolgerà tanti cittadini ed attività turistiche del territorio di Riccione. L'elemento sostanziale è l'aver avviato un percorso virtuoso in maniera tale che progressivamente la percentuale di acque meteoriche all'interno delle reti di acque reflue sia ridotta ai valori tali da non mettere in crisi reti di impianti in occasione delle precipitazioni anche eccezionali. Più nello specifico rispondo di seguito ai punti dell'interpellanza. Quali sono le zone della città non in regola individuate? Ci sono stabilimenti balneari che non sono in regola? La campagna di regolarizzazione degli allacci fognari del Comune di Riccione ha visto finora l'emissione di 4 ordinanze. Le prime 3 ordinanze sono state emesse nei primi mesi del 2017 ed il territorio analizzato è quello della zona a valle della ferrovia, compresa tra il Porto Canale ed il torrente Marano, precisamente Viale Bellini e Viale Fuccini. Nel bacino interessato da queste prime 3 ordinanze, in cui sono presenti 950 fabbricati, sono stati individuati 163 immobili, circa il 17% del totale, che convogliono le acque di pioggia direttamente nella condotta fognaria dedicata alle acque reflue. Le attività di campo sono state eseguite da un tecnico specializzato e possono ritenersi concluse. Nel periodo compreso tra il 21/5/2018 ad oggi sono stati eseguiti complessivamente 290 rilievi puntuali in proprietà privata, mediante la compilazione di apposito modulo di rilievo della rete fognaria interna e 773 ispezioni speditive, ove si è ritenuto sufficiente una valutazione più superficiale dell'immobile. La quarta ordinanza è stata emessa ad aprile 2018 ed il territorio comunale coinvolto è quello di Riccione Paese. In tale bacino, che conta complessivamente circa 1050 fabbricati, le attività di rilievo hanno già fatto emergere 53 fabbricati non regolari su un totale di 83 sopralluoghi puntuali effettuati. Le attività di verifica sono tuttora in corso, ma si stima che potrebbero ultimarsi entro la fine dell'anno corrente. Confortanti risultati ottenuti da rilievi finora eseguiti. Sono stati individuati circa 35.000 metri quadri di superficie impermeabili, le cui acque di pioggia captate vengono convogliate all'interno della fognatura nera. Per rispondere invece puntualmente alla domanda, si può dire che dalle verifiche fino ad ora eseguite non sono state individuate delle zone maggiormente critiche rispetto ad altre. In genere si tratta di piccole e grandi superfici di abitazioni civili, strutture ricettive o commerciali che sono erroneamente collegate alla fognatura nera.
Gli stabilimenti balneari sono collegati tramite reti fognarie condominiali alla rete pubblica e non possono certamente considerarsi utenze sensibili in relazione alle problematiche delle acque parassite. La seconda domanda: sono già state eseguite a distanza di mesi regolari allacci delle utenze? Le attività di regolarizzazione allo scarico in parte sono state avviate in autonomia dai privati per le casistiche di difformità meno gravi, quali per esempio l'accorciamento dei pluviali a livello del terreno. Risultano invece in corso e necessitano di tempi più estesi le regolarizzazioni degli allacci più complessi. Terza domanda: sono stati chiesti ed ottenuti pagamenti relativi nonché eventuali sanzioni? Come riferito poc'anzi, l'attività di regolarizzazione è tuttora in corso, sia per quanto riguarda la difformità di minore gravità, sia per quelle di maggiore impegno, il che ha evitato al momento l'assunzione di provvedimenti sanzionatori e o repressivi, e ciò in linea con quello che è il vero obiettivo dell'amministrazione, che è quello di accompagnare passo a passo i privati con l'ausilio di ERASPA verso la completa regolarizzazione degli allacci. Quarta domanda: l'amministrazione ha mai preso in considerazione sulla guisa di quanto fatto per la Tari di prevedere l'obbligo dell'allaccio alla rete fognaria e nel caso in cui questo non venga rispettato sanzionare l'attività con la chiusura? L'obbligo di allacciamento alla rete fognaria sussiste già nel regolamento del servizio idrico integrato, nonché nelle norme ambientali vigenti a carattere nazionale. Attualmente nell'ambito dei summenzionati dispositivi normativi non vi sono casi per i quali è necessario chiudere lo scarico. Come già detto, poi l'obiettivo dell'amministrazione comunale di Riccione è quello di pervenire all'effettiva regolarizzazione degli allacci di acque meteoriche, facendosi parte attiva unitamente alla collaborazione tecnica offerta da ERASPA nella guida e nel supporto dei privati verso tale obiettivo. Al momento, quindi, registrando anche una proficua e diffusa collaborazione da parte di questi, non riteniamo di assumere provvedimenti di natura repressiva. Grazie. Grazie, assessore. Consigliere, la soddisfazione? Sì, più o meno soddisfatta, solo relativamente alla domanda 4. Forse c'è stato un malinteso, perché io intendevo nella mia domanda sanzionare l'attività con la chiusura non tanto dello scarico ma la chiusura dell'esercizio. Mi chiedevo, cioè, se come sanzione poteva essere per disincentivare appunto magari chiudere la casa, lo scambio di acqua, quindi relativamente all'attività, però comunque essendo una questione eventuale c'era una questione che mi ponevo io, se era possibile eventualmente farlo e se per caso l'amministrazione ci avesse potuto pensare. Grazie. Grazie consigliere. L'ultima risposta è al consigliere Andruccioli. Stato attuazione piano di circolazione urbana a servizio dei portatori di handicap e categorie svantaggiate, risponde il nostro sindaco. Egregio consigliere, condividiamo con lei convintamente la pressante necessità di migliorare gli spazi pubblici della nostra città verso una sempre maggiore e migliore accessibilità degli stessi. Accessibilità che deve essere garantita e facilitata alla mobilità fragile, come ci piace chiamarla, che è un concetto più ampio e onnicomprensivo della sola sfera della disabilità funzionale. Vi appartengono a pieno titolo le madri e le loro carrozzine, i passeggini, i nostri anziani, i loro bastoncini, i loro carrellini da passeggio, oppure in carrozzina sospinta da chi se ne prende cura. Nel vasto e incessante programma di manutenzione stradale della città, intrapreso da questa amministrazione, questo appena indicato, oltre ad essere una cogente normativa, è un input politico chiaro e deciso, impartito ai competenti uffici comunali che lo stanno applicando con scrupolo in ogni piccolo e grande intervento. Tipo il piccolo marciapiede reso praticabile con il suo adeguato scivolo verso l'attraversamento pedonale, oppure la grande opera come i nuovi ascensori alla stazione ferroviaria o il nuovo sottopasso Ceccarini con la nuova rampa ciclopedonale che eviterà l'attraversamento della trafficata via delle Magnolie. Crediamo molto nel buon senso, nel fare le piccole e grandi cose e è su questo che esponiamo i nostri tecnici, sia interni che esterni, che collaborano con la nuova città. Quel buonsenso che purtroppo è mancato ai progettisti del TRC, che hanno piazzato inutilmente fermate di filobus a molti metri di altezza, creando ex novo un'immensa immane barriera architettonica. Ma tornando alle nostre manutenzioni, per ultimo le segnalo che per i processi strettamente gestionali le scelte sono, come normale che siano, demandate ai competenti settori che agiscono, come detto, con le linee suddette.
Grazie Sindaco. Consigliere. Grazie Presidente. Io non sono assolutamente soddisfatto della risposta, perché avevo chiesto completamente altro. Innanzitutto non ho chiesto che mi venisse formulato uno slogan elettorale nella risposta, avevo chiesto che fine avevano fatto l'impegno di spesa di euro 30.000 votato all'unanimità da questo Consiglio Comunale in sede di bilancio di previsione 2018-2020 relativamente all'adozione di un piano per la mobilità urbana, che è un documento dove dentro devono finire mappate tutte le criticità della città, un documento che serve d'ausilio agli uffici comunali per, come dire, cercare di dare priorità agli interventi maggiori. Soprattutto è un documento che sopravvive al passare delle persone, chiaramente va ogni volta aggiornato continuamente, ma questo era proprio di ausilio, mi pare che fosse chiaro l'impegno di spesa e qual era la sua finalità. Prendo atto, visto che nella risposta è stato accettato fino il TRC ma mai questo piano, quindi prendo atto che ancora gli uffici non ci stanno lavorando o che non è stato dato l'input di lavorare a questo piano. Mi permetto anche di sottolineare che non vedo perché mi debba essere portate ad esempio opere come gli ascensori della stazione ferroviaria eseguiti dalle reti ferroviarie italiane e né le stazioni del TRC. Ricordo che mi pare che Agenzia Mobilità, quando aveva cominciato i lavori, ha chiesto alle amministrazioni coinvolte, visto che il progetto era già datato, se volevano apportare delle migliorie rispetto a quello che era lo stato attuale. Rimini ha creato le rampe di accesso per i disabili oltre agli ascensori per arrivare alla stazione, Riccione ha rifiutato e si trova solo gli ascensori, quindi questo, ma non voglio farmi trascinare nella diatriba del TRC, perché la mia domanda era rispetto al piano di mobilità che, prendo atto, non c'è. Grazie consigliere. Essendo esaurite le risposte, passiamo al prossimo punto all'ordine del giorno. Presentazione e interrogazione di nuove interpellanze. La prima interrogazione presentata è del consigliere Carbonari. Consigliere, stasera in grande spolvero. Posizionamento degli attraversamenti pedonali all'interno del centro urbano della città. Prego consigliere, 5 minuti. Sì. Premesso che l'articolo 190 del nuovo codice della strada disciplina il comportamento dei pedoni, secondo cui i pedoni devono circolare sui marciapiedi, sulle banchine, sui viali e sugli altri spazi per essi predisposti in modo da causare il minimo intralcio possibile alla circolazione. L'articolo 191 dello stesso codice disciplina il comportamento dei conducenti di veicoli, i quali, quando il traffico non è regolato da agenti o da semafori, devono dare la precedenza ai pedoni sugli attraversamenti pedonali, rallentando e all'occorrenza anche fermandosi. Ci risultano diversi incidenti stradali, di cui uno anche qualche giorno fa di fronte al locale Pastrocchio, con coinvolgimento di pedoni su tratti di strada ad alta concentrazione di veicoli, esempio via Rimini adiacente sottopasso Porto Canale, rotatoria di via Castrocaro in intersezione con via Corte Maggiore e zona ospedale, e ciò con ampia probabilità proprio a causa di carenza e o insufficienza di segnalazioni di attraversamenti pedonali. Risulta assolutamente necessario verificare il posizionamento degli attraversi pedonali già esistenti e soprattutto la loro segnalazione agli utenti della strada, di modo che questi risultino sufficientemente visibili anche attraverso apposita cartellonistica stradale e segnalazione luminosa. Poiché in svariati luoghi della città l'attraversamento pedonale risulta rischioso, pare altresì necessario regolare gli attraversamenti pedonali adiacenti a curve, sottopassi o salite e discese, dove si rende difficoltoso ai veicoli dare precedenza ai pedoni, mettendo a rischio l'incolumità pubblica, dato che spesso il conducente dei veicoli non ha il tempo materiale di frenare dal momento in cui si avvede dei pedoni. Tutto ciò premesso, il sottoscritto consigliere interroga il sindaco e l'assessore competente se vengono effettuati sopralluoghi preventivi con sorveglianti di zona nelle zone con maggior congestione di traffico in relazione agli attraversamenti pedonali e con quale criterio viene concordato dai responsabili la posizione più idonea per l'istituzione dell'attraversamento pedonale e della segnaletica verticale al fine di garantire la sicurezza stradale. Con i più sentiti ringraziamenti. Grazie consigliere. La prossima interrogazione è del consigliere Vescovi. A titolo viabilità via Einaudi. Buonasera consigliere, 5 minuti. Buonasera a tutti.
Con la seguente interpellanza, la sottoscritta Vescovi Sabrina, in qualità di consigliere comunale del Comune di Riccione, in relazione alla situazione insostenibile generata dall'eccessivo traffico che si genera lungo la via Einaudi nei momenti di entrata e uscita dalla scuola media Geo Cinci, invita l'assessore alla viabilità e alla mobilità a predisporre una proposta di revisione della viabilità di via Einaudi, valutando anche di introdurre una zona chiusa al traffico veicolare negli orari di ingresso e di uscita dalla scuola e ad adoperarsi con le famiglie affinché si apra un tavolo di progettazione di carpooling, tecnicamente auto di gruppo o con carreggio, che consiste nella condivisione di automobili private fra gruppi di persone. Coerentemente con i moderni sistemi di mobilità sostenibile, riteniamo che l'amministrazione comunale debba stimolare e agevolare tutte le iniziative utili ad una maggiore consapevolezza degli impatti negativi dell'inquinamento prodotto dalle auto, recuperare stili di vita e senso civico e favorire condivisione e costruzione delle pratiche di comunità, producendo altresì un esempio pratico di corretto rapporto con il territorio e l'ambiente. L'esperienza del Pedibus, attivo ormai da un decennio, ci ha dimostrato come le famiglie sappiano e possano condividere progetti di comunità che divengono anche dei modelli educativi. Sono certa che con un atteggiamento maggiormente proattivo da parte dell'amministrazione otterremo un beneficio immediato nella risoluzione del grave problema di congestione del traffico e dell'inquinamento atmosferico conseguente di quella zona. Grazie consigliere. Il prossimo consigliere interrogante è il consigliere Del Bianco con la richiesta Niuppala Riccione. Sì. Se siete d'accordo evito di leggere il testo in quanto già messo a verbale nel precedente consiglio comunale, nel consiglio comunale dedicato, e mi limito a leggere l'ultima parte dove ci sono le richieste. Quindi tutto ciò già premesso anzitempo, chiedo quali principi e criteri economico-contabili con i quali si è giunti ad una valutazione così come espressa nella massiva recapitata dei soci di minoranza pari a circa 700.000 euro. Quale valutazione o interpretazione tecnico-giuridica ha evitato la possibilità di escludere la società in oggetto dall'obbligatorietà dell'alienazione? Adesso questa parte qua evidentemente è già stata risolta dall'ordine del giorno che probabilmente tratteremo questa sera, quindi mi limito qua e la do per letta l'interrogazione, perché ripropongo specularmente quella della volta scorsa. Grazie. Grazie consigliere. A questo punto l'ultima interrogazione, no, la penultima, è del consigliere Andruccioli. Consigliere Andruccioli, a titolo raccolta rifiuti, Comune di Riccione. Prego, consigliere, a 5 minuti. Grazie. Assessore, avendo trovato non esaustiva la risposta alla mia precedente interrogazione, stante la sua genericità e assenza dei dati relativi all'efficacia dell'azione sia repressiva che educativa rispetto al tema del corretto conferimento dei rifiuti urbani, preso atto sia attraverso l'esperienza diretta che dalla lamentele raccolte dei cittadini della criticità del decoro urbano nei pressi delle isole ecologiche, con la presente chiedo che vengano fornite con esattezza le seguenti informazioni di interesse. Numero delle sanzioni comminate dalla Polizia Locale nel corrente anno relativamente a comportamenti illeciti relativi al corretto conferimento dei rifiuti. Cadenza temporale con la quale vengono effettuati i sopralluoghi specifici in funzione repressiva sia dalla Polizia Locale che dagli ispettori del servizio ERA. Elenco delle attività e delle iniziative intraprese dall'amministrazione comunale nel corrente anno relativamente agli interventi di informazione e collaborazione svolti nei confronti della cittadinanza. Colgo inoltre l'occasione per segnalare la necessità, specialmente nelle zone dove è stato attivato il servizio porta a porta, di installare dei cassonetti ad hoc per la raccolta di pannoloni e pannolini, vista la difficoltà di numerose famiglie che accudiscono anziani, malati e neonati, di far fronte allo smaltimento di questa tipologia di rifiuto solo durante la raccolta programmata. Si suggerisce pertanto l'installazione di piccoli cassonetti ad hoc con apertura a chiave riservati ai cittadini interessati da questa problematica. Preciso inoltre che per questi cittadini non è sufficiente valutare solo l'incremento dei passaggi relativi alla raccolta dei rifiuti indifferenziati. Grazie. Grazie consigliere. A questo punto l'ultima interrogazione è del consigliere Carbonari, che ritorna sugli odori. Prego, consigliere. Grazie.
Permesso che il Movimento 5 Stelle da oltre un anno si è attivato a più livelli, locale, provinciale e regionale, e ha chiesto interventi a più enti preposti al controllo e alla vigilanza della tutela della salute pubblica in merito al problema del forte disagio odorifero registrato nelle zone riccionesi di Paese, Villaggio Pappini, Colle dei Pini, Area Artigianale e San Lorenzo, che in data 22 ottobre 2018 a nostra interpellanza scritta, codesta amministrazione per firma dell'assessore ambientale Ermeti, rispondeva ai punti 2, 3, 4, 5 in modo, a nostro avviso, non esaustivo ed incompleto rispetto a quanto richiesto. Tenuto conto che in data 25 ottobre 2018 ARPA Rimini diffondeva ufficiale comunicato stampa tramite mezzi di informazione online, video e quotidiani, individuando due ditte, ossia le fonderie Peri, con sede a Riccione, e la centrale Biomax, con sede a Coriano, quali fonti generatrici degli odori puzzolenti lungamente segnalati dalla cittadinanza e dalle associazioni ambientaliste del territorio. Tutto ciò premesso, il sottoscritto consigliere interroga nuovamente il sindaco e l'assessore competente se è stato richiesto dall'amministrazione ad ARPA Rimini di effettuare i rilevamenti sulla qualità degli odori nelle sopracitate zone, anche nelle fasce orarie notturne, con particolare riguardo all'arco orario 24-6 mattina, oltre che in quelle diurne. Su cosa è stato deciso nella conferenza dei servizi di cui il Comune di Riccione parte in causa riguardo alla fonderia Peri il 30 ottobre scorso in relazione ai limiti autorizzativi accordati all'azienda e sul piano di monitoraggio degli odori che l'azienda stessa ha presentato a seguito di prescrizione inserita nell'autorizzazione? Riguardo all'azienda Biomax, quali zone di Riccione sono adibite a siti autorizzati di spandimento del digestato e se le emissioni, con particolare riguardo ai COT di tale azienda, sono rientrate nei limiti di legge? Ultima domanda, quali soluzioni nel medio e lungo termine il Comune di Riccione intende adottare per risolvere definitivamente il disagio odorifero in essere? Con i più sentiti ringraziamenti. La ringrazio, consigliera. Non avendo altre interrogazioni, passiamo al comma 5, al comma 4 dell'ordine del giorno. Approvazione schema di convenzione per l'affidamento dei servizi tesoreria per il periodo 1 gennaio 2019 31 dicembre 2021. Il proponente è l'assessore Santi. Prego, assessore, 10 minuti. Buonasera di nuovo a tutti. La scadenza dell'attuale contratto di gestione del servizio di tesoreria è posta e fissata per il 31 dicembre 2018, quindi ci accingiamo questa sera a presentare una delibera per approvare lo schema di convenzione per l'affidamento del servizio per il triennio, quindi 1 gennaio 2019 e 31 dicembre 2021, con la possibile proroga tecnica nel caso la gara con procedura aperta non termini prima della scadenza dell'attuale anno. E per quanto riguarda, quindi, il Consiglio darà l'ok allo schema di convenzione e poi il dirigente indirà apposita gara con procedura aperta per trovare il nuovo tesoriere. Sono stati maggiormente esplicitati i criteri tecnico-economici e dal punto di vista del punteggio che verrà riservato a chi parteciperà al bando, 80 punti verranno, quindi l'80% verrà riservato alla proposta economica, il 20% alla proposta tecnica. Ci sono alcune novità per dare maggiore apertura agli istituti di credito interessati, che sono ad esempio la riduzione dell'ammontare delle entrate negli enti in cui hanno svolto servizio di tesoreria, oppure la mancata indicazione della popolazione degli enti in cui gli istituti di credito hanno svolto appunto il servizio di tesoreria nei tre anni precedenti all'apertura della gara. Chiediamo quindi che il Consiglio si esprima positivamente, onde procedere subito con l'approvazione dello schema di convenzione con la gara. Grazie. Grazie assessore. A questo punto ci sono interventi da parte dei consiglieri? Non essendoci interventi da parte dei consiglieri, vuole intervenire il sindaco? Passiamo alle dichiarazioni di voto. Ci sono delle dichiarazioni di voto? A questo punto poniamo in votazione la pratica. Consiglieri, prego, potete votare. Con
con 22 presenti e 22 votanti, 16 favorevoli, nessuno contrario, 6 astenuti, la pratica è stata votata favorevolmente. Ora la pratica richiede l'immediata eseguibilità. Quindi di nuovo, consiglieri, potete votare. Rosati, Bandi. Perfetto. Con il medesimo risultato, 16 favorevoli, nessun contrario, 6 astenuti, la pratica è stata dichiarata immediatamente eseguibile. Ora passiamo al prossimo punto, l'ordine del giorno. Aggiornamento del piano di revisione straordinaria delle partecipazioni, ex articolo 24, 19 agosto 2016, del numero 165, relativo alla società New Pallariccione SRL. Io nell'ordine ho... Chiedo scusa, avevo i fogli invertiti. Comma 5, acquisizione del demanio stradale comunale delle posizioni di terreno costituenti l'attuale sede di via Carbonia, ai sensi dell'articolo 31, commi 21 e 22 della legge 448 del 98. Proponente l'assessore Santi. Di nuovo buonasera a tutti. Il dirigente del settore urbanistica chiedeva con nota protocollata di attivare la procedura per l'accorpamento di porzioni di terreno intestate a soggetti privati, ma di fatto costituenti l'attuale sede di via Carbonia. Quindi sono porzioni di terreno da acquisire al demanio stradale, sono aree utilizzate ininterrottamente da oltre 20 anni al pubblico transito. Si è proceduto ad acquisire il consenso dei proprietari, che hanno prestato consenso, come si evince anche dalla delibera, ed è un passo anche propedeutico per l'attuazione, l'eventuale attuazione del POC che è stato previsto in via Carbonia. Segnalo che non ci sono, questa delibera non comporta spese per l'amministrazione. Chiedo quindi anche qui un parere positivo da parte del Consiglio. Grazie. Grazie Assessore. Ci sono interventi da parte dei consiglieri? Sindaco? Dichiarazioni di voto? Velocissimo. Consiglieri, poniamo in votazione la pratica. Prego, consiglieri, potete votare. Con 16 voti favorevoli, nessun contrario e 6 astenuti, la pratica è stata votata favorevolmente. Ora la pratica richiede l'immediata eseguibilità. Quindi di nuovo, consiglieri, potete votare. Con il medesimo risultato, 16 voti favorevoli, nessun contrario, 6 astenuti, la pratica è stata dichiarata immediatamente eseguibile. Ora arriviamo al comma 6. Arriviamo al comma 6. Aggiornamento del piano di revisione straordinaria delle partecipazioni relativo alla società New Pallariccione SRL. Che avevo già annunciato prima. E il proponente è l'assessore Santi. Prego, assessore. Ecco, di nuovo buonasera. Questa sera portiamo un aggiornamento del piano di revisione straordinaria delle partecipazioni in attesa di adottare entro fine anno il nuovo piano della revisione delle partecipate, come disposto dalla normativa. L'aggiornamento riguarda la New Pallariccione SRL, l'amministrazione dopo una riflessione non stimolata da nessuno ma meditata all'interno della propria maggioranza ha deciso di proporre al Consiglio Comunale il mantenimento di questa partecipata per un discorso di interesse generale. Già in Commissione abbiamo elencato le norme che poniamo oggi a
giustificazione di questa nostra delibera, che sono l'interesse generale, così come previsto dall'articolo 2 dello Statuto, visto che la New Palarizzone ha come fine la gestione di spazi congressuali per i fini di attività turistica. Il nostro articolo 2 pone tra i fini istituzionali, articolo 2 dello Statuto del Comune di Riccione, pone tra i fini istituzionali la salvaguardia e lo sviluppo della vocazione turistica. La normativa e la legge Madia chiede anche che le società mantenute abbiano un profilo positivo in termini di contenimento di costi, in termini di fatturato, in termini anche di utile, e la New Palarizzone sta avendo un buon iter anche da tutti e tre i punti di vista appena elencati, quindi costi, fatturato e utile. In più abbiamo una nota dell'ANCI del 19 ottobre del 2018 che riconosce la possibilità di revisione delle dismissioni già deliberate, quindi dal punto di vista normativo abbiamo tutte le possibilità di procedere questa sera. Ripeto, è una valutazione che l'amministrazione ha posto in essere confrontandosi all'interno della propria maggioranza, quindi chiediamo che il Consiglio Comunale si esprima positivamente per il mantenimento della New Palarizzone SRL all'interno delle partecipate del Comune di Riccione. Grazie. Grazie Assessore. A questo punto ci saranno degli interventi. C'è consigliere Angelini, è intervento principale, consigliere? Non è acceso il microfono, un attimo consigliere, ecco. Grazie, sì, è l'intervento principale. Prego, grazie Presidente, 10 minuti, buonasera a consigliere. Tutti. Allora, per la parte giuridica amministrativa ha risposto in maniera esaustiva l'assessore Santi e non sto a mettere parole. Sbucio subito alla parte politica. Come lista civica Renata Tosi siamo favorevoli all'attuale mantenimento della partecipazione nella New Palarizzone, ai sensi anche dell'articolo 2 dello Statuto Comunale, che dice più congressisti, più eventi, più turisti, più fatturato per tutta la nostra economia. Questo è un discorso politico. Poi, negli ultimi decenni il settore congressuale ha subito delle trasformazioni destate sia dalla crisi economica globale delle aziende sia dalle nuove tecnologie che permettono congressi anche in teleconferenza, che sono andati ad erodere in maniera significativa un settore economico una volta florido. In calo sia i centri congressi, che nell'ultimo decennio hanno visto diminuire la propria quota di mercato, che le dimensioni medie degli stessi con eventi contenuti e mirati. Trend confermato anche dalla tendenza alla riduzione della durata congressuale. Nonostante tutto ciò, nonostante questo trend negativo, il CDA della New Palarizzone, brillantemente guidato da Stefano Caldari prima, il nostro assessore, e da Eleonora Bergamaschi ora, ha saputo invertire la rotta dando slancio ed impulso ad una struttura che in precedenza risultava in perdita costante. Ora, tutti non amiamo molti numeri, ma io penso che un soffio di dati bisogna darli. Ricavi in crescita a doppia cifra del 17% dal 2015 al 2017. Penso che tante aziende di tutti i settori si sfregherebbero le mani di fronte ai risultati del genere. New Palarizzone, fatturato 2014 2.863.000 euro con una perdita di 66.000 euro. 2015 fatturato 3.080.000 euro con un utile di 196.000 euro. Veniamo al fatturato 2016, lievemente in aumento 3.128.000 euro con una perdita di 38.000 euro, anno del commissariamento comunale, ripeto commissariamento. Dopo chi vuol capire capisca tra le righe che forse la spedizione dal notaio è stato un passivo in tanti sensi. Fatturato 2017, 3.618.000 euro con un utile di 193.000 euro. Finiti i dati. Un accenno al 2018, che ho avuto l'onore di parlare con la Presidente pochi minuti fa. Due esempi. Si parla di chiudere il 2018 con 80 e 20, 80. Risultato mai raggiunto. Sono un po' di più, però mi hanno detto stai basso che 80 basta. Un altro esempio significativo, nello scorso mese di ottobre, un mese prettamente autunnale, destagionalizzato come si suol dire, non c'era una data libera al Palace. Tutte le date erano impegnate per eventi, congressi, eccetera. In inglese si dice sold out, noi come diciamo negli alberghi, camere esaurite? Bene.
solo il lavoro di uno staff affiatato, qualificato ed altamente professionale permette di ospitare con successo così tanti eventi e gestire migliaia di partecipanti. Queste sono parole, Presidente. Voglio ringraziare chi sceglie Riccione perché crede nella nostra organizzazione e anche chi ogni giorno, nascosto dietro le quinte, dà il massimo affinché il Palace continui ad essere un'eccellenza del territorio ed una realtà congressuale in continua crescita. Questo invece è un commento di un'altra persona. L'esperienza sul campo ci insegna che non solo corrono le persone giuste, professionali e motivate, ma anche una macchina composta da un ingranaggio oliato dove ognuno sia coinvolto a fare la sua parte. Do altri due numeri. La dimensione dei congressi al Palace supera le 500 presenze contro una media statistica nazionale di 250. In merito alle recensioni, questa è una cosa curiosa, nel senso anche molto bella, sentire tanti congressisti affermare che salire sui Freccia, Freccia Rossa e Freccia Bianca, sia da nord che da centro-sud, insieme ai colleghi di lavoro, sbarcare dopo poche ore alla nuova stazione di Riccione con il Palace, Viale Ceccarini, hotel, negozi, tuffarsi ed immergersi di colpo nella realtà, nello stile, nella modalità Riccione, questa è una frase che ho copiato, nella modalità Riccione è impagabile. Non è un caso, a tal proposito, che siano fidelizzati oltre il 50%, ripeto, 50% dei clienti, che sono diventati ormai ambasciatori della destinazione Riccione. Una volta messo piede nella nostra città vogliono ritornarci. È in atto un rinascimento della città che sta esercitando un evidente dinamismo sul piano dell'estetica urbana, dell'immagine, dei servizi e dell'offerta turistica globale che Riccione sta dando, avendo un rapporto qualità-prezzo in ambito turistico ricettivo che non è uguale in Italia, senza dimenticare il nostro entroterra che ha opportunità enormi di attrattiva. Concludo perché mi voglio soffermare su una parola, rinascimento. Rinascimento significa età di cambiamento, durante la quale maturò un nuovo modo di concepire il mondo e se stessi. Lo contestualizzo meglio. Età di cambiamento nella quale è maturato un nuovo modo di concepire Riccione e i suoi cittadini e ospiti. Grazie a questa amministrazione che ascolta, collabora e promuove in sinergia con gli imprenditori, gli operatori turistici e i cittadini, sempre più protagonisti della città. In questo contesto la parola rinascimento appare più che adeguata. Grazie dell'attenzione. Grazie consigliere. È iscritto a parlare il consigliere Del Bianco. Consigliere, l'intervento sì. Principale. 10 sì. Minuti. Sì, l'intervento principale. Allora, fortunatamente il pulsante di stasera non funziona granché bene e quindi ho il vantaggio di intervenire dopo il consigliere Angelini, che ha fatto una prefazione che io condivido. Tra l'altro con dovizia di dati, impressioni e recensioni. Faccio questa premessa perché non ero così preparato, lo devo ammettere, nel senso che non ero andato a verificare. Ma la musica perché entra l'assessore, aspettiamo un attimo. È arrivato l'assessore. è venuta Fagiolo, scusate, prego consigliere, continui pure. Bellissima questa. Dicevo che non ero così preparato, nel senso che non ero andato a verificare le recensioni, ma le recensioni poi sono il giudizio delle persone e quindi quale migliore feedback di quello che registriamo da chi poi la struttura la fruisce come cliente, come ospite, io penso a nessun altro perché almeno evitiamo di cantarcela, di suonarcela, le prendo per buone consigliere Angelini. Fatta questa premessa mi viene da dire e da ricordare quello che ho avuto modo anche nelle ultime settimane di ribadire anche a mezzo stampa, cioè quello che mi stupisce, e io sono assolutamente in linea col fatto che la struttura debba rimanere nella disponibilità dell'amministrazione comunale, soprattutto perché l'ho detto pubblicamente, l'ho detto un anno fa, nella testimonianza, io certe affermazioni non le faccio al bar, le faccio in consiglio comunale, quando si mette a capo della struttura una persona competente va detto. E io lo dissi in consiglio comunale, come dissi quando vennero dati certi incarichi che non c'entrano nulla col palacongressi ad un altro funzionario che era Bruscia, e lo dissi perché non ho paura di dire quando l'amministrazione fa bene e si muove bene. Io ero sicuro che si sarebbero ottenuti dei risultati interessanti, tant'è vero che
se non ho capito male, ripeto, io non ho sondato le recensioni ma ho sondato i dati economici, pare che si chiuda con 1 milione in più. E dato che queste sono strutture che hanno dei costi fissi, almeno quelli ordinari, dopo c'è la straordinaria manutenzione di cui parleremo dopo eventualmente, ma significa che più io fatturo più io guadagno, perché i costi di struttura sono grosso modo i medesimi, non è che se io raddoppio il fatturato raddoppio il personale, ok? Tanto per capirsi, i costi più importanti di una struttura del genere sono il personale, ovvero i costi fissi. Pare che la struttura costi 3.000 euro al giorno, quindi nel momento che io riempio più giorni evito di avere una perdita per quei giorni che non ho fatturato, più o meno, credo che i dati siano questi. La cosa che però, e qui riprendo i passaggi di prima con l'interrogazione e riprendo i passaggi di prima col commento alla mancata risposta, è come si fa adesso, come sostiene il consigliere Angelini, a cantare le lodi di una struttura dove tra l'altro l'amministrazione ha ben pensato di cambiarne la guida, ben facendo come io ho detto un attimo fa, e pensare non più tardi di 1 mese e mezzo fa di procedere con la vendita inviando una lettera di prelazione dove c'è una valutazione di sottostima, quando ormai io nel mese di settembre, ottobre ho già compiuto tutto l'anno perché il grosso degli eventi li ho portati a casa. Questo, lasciatemelo dire, mi lascia molto perplesso, perché o è vero quello che dice il consigliere Angelini adesso o era vero quello che dicevano le carte, ovvero le stime fatte 1 mese e mezzo fa. A me qualcosa non mi torna. Non voglio usare una battuta di Andreotti un'altra volta, perché sennò mi dicono che sono democristiano, però Andreotti diceva che a pensare male si fa peccato, ma delle volte ci si prende. E allora io cosa devo fare? Devo pensare male o devo pensare bene? Devo pensare che il progetto Pala Congressi era un progetto che doveva essere sul quale dovevano essere fatti degli investimenti, o gli investimenti nelle professionalità si preparavano per qualcos'altro? E qui mi fermo. Lo dico perché quell'infrastruttura è costata troppi milioni di euro, che oggi significano tante infrastrutture che mancano alla città, nonostante che, come abbiamo visto negli equilibri di bilancio poche settimane fa, il Comune chiuda con un buon avanzo, ma immaginatevi cosa poteva essere Riccione senza quell'opera pubblica. Qui ne ho anche per le precedenti amministrazioni, perché evidentemente, per quanto possa rendere quell'infrastruttura, a meno che non mi si dimostrino dei dati tangibili, lo sforzo economico che è stato fatto anzitempo era enorme. Oggi avremo una Riccione tirata a lucido, ok? Quindi non è che io sto facendo queste critiche all'attuale amministrazione, non ne ho per quella precedente. Lo dico perché, come ha detto sempre il consigliere Angelini, oggi il settore della tecnologia è cresciuto talmente tanto che ha reso obsoleto un certo tipo di possibilità di incontro che una volta erano naturali in quell'infrastruttura, ma ormai ce l'abbiamo e dobbiamo valorizzarla, non di sicuro svenderla. Ed è per questo che io questa sera, lo voglio dire pubblicamente, avevo chiesto di inserire nell'ordine del giorno proprio di questo Consiglio Comunale, poi sentendo il Presidente del Consiglio Comunale pare che non si possa inserire all'ordine del giorno quanto vi sto per dire, perché non rappresenta un ordine del giorno. Sostanzialmente io chiedo che si vada a convocare o un'assemblea pubblica o tanto meglio un Consiglio Comunale aperto pubblico, con particolare sollecitazione alla partecipazione nei confronti delle società, delle categorie economiche che sono direttamente e indirettamente toccate dall'attività del Pala Congressi, quindi anche dei portatori di interesse che sono diretti e indiretti, ma anche di tutta la cittadinanza, perché la fiscalità generale ha pagato quell'opera. E credo che sia, visto e considerato che l'amministrazione fa, secondo me, un giusto dietrofront su questo tipo di operazione, tra l'altro valutando delle clausole che sono presenti nel dispositivo di legge che ne suggeriva la vendita, ci sono anche delle clausole che ne suggeriscono l'esclusione, però credo che a questo punto, dato che non sia più all'ordine del giorno la vendita, dovrebbe essere all'ordine del giorno cosa fare con quella infrastruttura, quanto investirci, se ci vogliamo investire, che storia deve avere, che percorso deve fare, se fra qualche anno avrà bisogno di investimenti nelle sue strutture perché incominciano a essere vecchie.
tutti argomenti che oggi hanno avrebbero un senso essere trattati, mentre un anno fa non ce l'avevano, perché se io vado a cedere un'infrastruttura non è che faccio investimenti prima se non devo fare cose particolari. Ricordo che abbiamo anche nello scorso anno valutato, mi pare, oneri di straordinaria amministrazione, che non erano di straordinaria amministrazione, mi ricordo delle pulizie dei vetri per esempio, però quello è l'ordinario, io parlo dello straordinario. Sì, sì, il sindaco commenta, io parlo dello straordinario, dato che l'infrastruttura ce l'abbiamo, quanto ci vogliamo investire? Che piano industriale vogliamo fare? Io avrei piacere di avere qui in aula, e credo che questo dovrebbe essere di interesse comune, il presidente del consiglio d'amministrazione, i soci di maggioranza ci saranno perché il comune c'è, i soci di minoranza che invece devono anche loro esprimere la loro opinione e magari avere la sala piena di cittadini, visto che quell'infrastruttura ha assorbito e assorbirà ancora tante risorse che precludono, la gente lo deve sapere, perché bisogna, per sapere dove si vuole andare bisogna sapere da dove si viene, precluderanno tante altre opere pubbliche a Riccione perché ancora ci sono mutui da pagare. Quindi io sono, siccome lo condivido come infrastruttura e lo voglio condividere un percorso, credo che vada condiviso con tutti, perché il peso economico è assolutamente sproporzionato rispetto a tutte le opere pubbliche che l'amministrazione riccionese hanno fatto negli ultimi 20 anni, paradossalmente. Al di là dell'impatto ambientale c'è un impatto economico che nessun'altra opera pubblica ha avuto Riccione. Quindi sostanzialmente il pensiero che io volevo portarvi è questo, e credo che dovremmo essere tutti d'accordo su questo punto, quindi non l'abbiamo messo oggi nell'ordine del giorno, però almeno che si sappia qual è il pensiero che secondo me dovremmo tenere su questa opera. Grazie. Grazie consigliere, raccolgo la sua indicazione e alla prossima conferenza dei capigruppo affronteremo l'argomento. Ci sono altri interventi da parte dei consiglieri? Quello rosso, consigliere Conti. No, va, è un po' diesel. Prego, consigliere. Grazie, Presidente. Io su questa pratica ho espresso qualche dubbio in commissione sul fatto che si sia un po' tirata per i capelli l'interpretazione di un articolo del testo sulle partecipate, per far rientrare, cioè il comma 7 in particolare, nel quale recita: sono altresì ammesse le partecipazioni delle società aventi per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici. Detto questo, in commissione mi hanno spiegato qual è stata l'interpretazione degli uffici, non sono convinto al 100% che sia la strada giusta, non quella di tenere il Palace, intendiamoci, per il quale anzi sono anche favorevole, diciamo, al mantenerlo, se possibile, chiaramente, nella disponibilità del pubblico, però ho qualche riserva sul metodo. Fra l'altro avevo chiesto in commissione stessa la nota dell'ANCI alla quale ha fatto riferimento l'assessore Santi, ma non l'ho avuta, mi hanno detto che mi sarebbe stata mandata, però non l'ho avuta. Adesso è secondario il problema, perché comunque questa non penso che riguardi quel tipo di interpretazione, ma il fatto che si poteva rivedere il piano delle partecipate, però lo segnalo, magari se in futuro non ricapitasse per cose di differente importanza sarebbe meglio. Però diciamo che da un punto di vista di strategia non sono assolutamente in contrasto con quanto si sta facendo, però ho da fare un paio di richieste, un paio di precisazioni, in particolare sul Palace, perché purtroppo l'area trasparenza del Palace non è ancora attiva, andrebbe attivata, probabilmente sarebbe stata, si sarebbe dovuta attivare già dall'ex presidente, adesso assessore Caldari. Mi auguro che la presidente di oggi provveda immediatamente a attivarla, perché altrimenti non riusciamo veramente neanche a capire qual è l'attività. Addirittura si fa riferimento nella delibera a
all'oggetto della società che non riusciamo neanche a vedere quando dovrebbe essere già pubblico. Io invito anche la segretaria comunale, visto che è sulla trasparenza responsabile, ad occuparsi con una certa rapidità della questione. L'intervento dell'assessore invece mi ha fatto sorridere all'inizio, perché precisando non stimolato da nessuno, il consigliere cita Andreotti, ma excusatio non petita, accusatio manifesta, nessuno aveva chiesto niente, ma una precisazione del genere fa presumere che comunque qualcuno o qualche indicazione, non so se dalla minoranza, non so se da chi altro, non so se da altri soggetti, possa essere anche venuta. Questo non inficia comunque il procedimento, per il quale non siamo assolutamente contrari. A riprova di quanto dicevo sul fatto del fieristico e non congressuale poc'anzi, è intervenuto anche Massimo Angelini, il consigliere Angelini, che durante tutto il suo intervento non ha fatto altro che parlare dei risultati del congressuale, il Palazzo dei Congressi, il settore congressuale, ma io voglio ricordare che il settore congressuale non è il fieristico di cui parla l'articolo 4 che viene richiamato. Se poi quella è una struttura che ha una vita, diciamo così, economica importante, non possiamo che rallegrarci, vuol dire che produce ricchezza per la nostra città, e questo, e di questo ne siamo felici, e facciamo anche un grosso in bocca al lupo a chi deve lavorare per questo. Però mantenendone la proprietà pubblica, ci auguriamo che la trasparenza sia assolutamente di primo piano, perché essendo appunto pubblica devono tutti sapere che cosa succede lì, dove vengono dati gli incarichi, che bandi vengono fatti, che tipo di attività c'è, chi ci lavora, e tutto quanto fa trasparenza in una società a partecipazione pubblica quale è il Palas. E ripeto, oggi ancora l'area trasparenza è chiusa. Se andate a vedere sul sito del Palas, cliccate area trasparenza, c'è scritto in aggiornamento da non si sa quanti anni, speriamo che si aggiorni il prima possibile. Detto questo, ripeto, non siamo contrari all'impostazione presa dall'amministrazione riguardo al Palas, abbiamo però qualche dubbio sul metodo. Grazie. Grazie consigliere Conti. Ci sono altri interventi da parte dei consiglieri? Consigliere Vescovi, l'intervento principale? Sì, grazie Presidente. Prego, 10 minuti. Intanto, in premessa vorrei dire che la richiesta che ha fatto il consigliere Del Bianco di decidere questa sera con un voto del Consiglio Comunale di impegnare il Sindaco e la Giunta a convocare quanto prima un Consiglio Comunale aperto mi sembra una cosa di una tale semplicità da accettare, prima di tutto da un punto di vista politico, piuttosto che doversi addentrare nei cavilli della formalità del regolamento, che onestamente parlando, visto che stiamo parlando di un'infrastruttura strategica per l'economia di questa città, mi sarei aspettata di aver visto in termini di apertura in modo totalmente diverso da quello a cui abbiamo assistito questa sera. In fondo il consigliere Del Bianco ha chiesto soltanto di convocare un consiglio comunale aperto. Non credo che i consigli comunali aperti debbano essere considerati una prerogativa univoca della maggioranza di questa amministrazione. Avreste dato sicuramente un segnale di grande apertura e anche un minimo di considerazione nei confronti dell'opposizione, ma ormai, per quanto mi riguarda, siamo abbastanza abituati a vedere una maggioranza piuttosto arrogante da questo punto di vista, e questa sera ne abbiamo avuto un'ulteriore conferma. Tornando al merito invece della pratica, mi sento di dire questo. È evidente ed è palese, non serve aggiungere molte altre parole, che la stessa maggioranza che non più di 10 mesi fa aveva deciso di dismettere questa infrastruttura, questa sera decide che invece non solo l'infrastruttura non è da dismettere e mantenere, ma addirittura se ne pontifica il potenziale. È evidente che questa cosa, al di là del merito specifico, è indicativa di un disorientamento e di una totale mancanza di prospettiva politica su quella che è la sorte di uno degli asset più importanti della città di Riccione. Essere o ritornare sulle proprie posizioni è una cosa normale,
è tipico delle persone intelligenti. Essere un divaghi, no, non soprattutto dopo aver fatto e aver inviato una lettera di richiesta a prelazione ai soci della Palla Riccione, non mi ricordo se sono passati 2 o 3 mesi, 3 mesi e mezzo forse, non so, mi sbaglio, veramente pochissime settimane. La cosa mi preoccupa molto perché vuol dire che non se ne ha una idea, oppure, come giustamente rilevava il consigliere Conti, visto che è trapelato in modo abbastanza evidente anche dalla parola dell'assessore Santi, c'è stato un intervento di cui la maggioranza ha conoscenze e tutto il resto della città no, che ha determinato un così repentino cambiamento di posizione. Ci piacerebbe saperlo, ecco perché a maggior ragione quel consiglio comunale aperto ha un suo senso e un suo significato. Nel merito specifico della pratica, io voglio essere, sono abbastanza laica. Sono contenta che finalmente si riconosca che questa è un'infrastruttura utile al nostro territorio. Sono anche contenta di vedere una maggioranza che intende continuare a valorizzarla attraverso una gestione diretta. Io non mi scandalizzerei assolutamente davanti ad un'ipotesi di vendita. Noi non siamo mai stati contrari all'ipotesi di vendita. Questo per noi è un fatto abbastanza noto. Certo che non saremmo stati favorevoli a svenderlo. Questo no, soprattutto con quelle cifre che sono girate qualche settimana fa, quando voi, non noi, ipotizzavate di vendere la quota a 700.000 euro. E quello sarebbe stato un grande errore. Quindi tutto sommato, pur con un tono un po' polemico, tutto sommato questa sera mi sento un pochino anche più rasserenata. Non ripeteremo la vergogna dell'operazione CGL, non svenderemo patrimonio pubblico. Diamoci e prendiamoci il tempo di costruire un ragionamento intorno a quella struttura. Poi mi permetto di intervenire rispetto a quanto detto dal consigliere Angelini. È tutto vero quello che dice. Però, signori miei, il valore strategico di quest'opera non si misura nell'utile che produce. Dovreste essere voi i primi a venire in questo consesso, visto che ne avete conoscenza, perché noi, come diceva Conti, non possiamo neanche vedere come vanno le cose al Palla Riccione perché il sito Trasparenza non è attivo. Dovreste essere voi i primi a venire in questo consesso a dirci qual è la ricaduta in termini di indotto economico generato da quella infrastruttura, perché il valore vero del Palla Congressi non si misura nelle poche migliaia di euro di utile che fa, ma si misura nel numero di presenze e negli incrementi di fatturato in ambito destagionalizzato della nostra città. E ci piacerebbe discutere con voi, ci piacerebbe sentirvi dire che quella infrastruttura ha prodotto un numero di presenze in periodi di bassa stagione, con fatturati collegati per un determinato numero di albergo, una determinata tipologia di albergo, una determinata tipologia di ristoranti e di locali. Vorremmo parlare dell'economia della città, non vorremmo soffermarci a fare un ragionamento ragionieristico sugli utili o sulle perdite di questa infrastruttura, anche perché poi la si serve in modo facile. È chiaro che fino a quando il canone d'affitto di quella struttura era stato quantificato a 350.000 euro, fino al 2014 si generavano perdite. Oggi paga la metà esatta, sono 175.000 euro, presto fatto, si fa presto a fare l'utile. Siamo tutti capaci a muovere le poste nei bilanci. Il tema vero e il tema politico è: che cosa avete intenzione di fare di quella struttura? Qual è la politica turistica volta alla destagionalizzazione che avete in mente di attuare e di agire? Quando lo saprete, quando vi sarete chiarite le idee, tornate in consiglio comunale, altrimenti saremo costretti a pensare che negate la convocazione del consiglio comunale aperto sul Palla Riccione perché brancolate nel buio. Grazie consigliere. Ci sono altri interventi? Consigliere Pullè, l'intervento principale? È l'intervento principale, se riesco a farlo questa sera, però saremmo più contenti. Grazie consigliere. Pelo di problemi di voce. Questa sera siamo stati edotti di essere arroganti, di essere ondivaghi, di brancolare nel buio e tante altre amenità
in 10 minuti ne abbiamo sentite, ma questa sera non è il momento di fare polemica, perché non siamo qui a fare polemica. Siamo qui a discutere di problemi della città e di ragionare in prospettiva su quello che la città ci chiede. Ed è quello che stiamo facendo, ed è quello, è la strada che stiamo perseguendo. Io ho apprezzato in buona parte, non in tutta la parte, l'intervento del consigliere Del Bianco, perché buona parte di quelle argomentazioni sono anche le nostre argomentazioni. Quando si dice che i cittadini riccionesi sono rimasti vincolati da una spesa probabilmente, anzi sicuramente, troppo alta e che un comune come Riccione non si poteva forse permettere. Sappiamo quanto è costato il Palace, sappiamo che è stato ed è un pozzo di San Patrizio, un pozzo senza fondo, sappiamo quanto denaro pubblico è stato, secondo noi, sperperato in un'opera che non serviva. Perseguire allora, 10 anni fa, quella concorrenza malsana tra comuni piddini in cui ognuno deve seguire quello che fa l'altro e farlo meglio. Allora io faccio il palacongresso, anche tu fai il palacongresso, io faccio il parco acquatico, anche tu fai il parco acquatico e tutti andiamo dietro a fare le stesse cose. Quando nell'insieme non c'è la potenzialità per farli vivere correttamente entrambi e noi spendiamo i soldi, non diciamo come col TRC, ma noi spendiamo i soldi, tanto i soldi li tirano fuori i cittadini di Riccione. Siamo contenti di tirare fuori i soldi? Abbiamo un debito del comune di Riccione altissimo e il debito altissimo è dovuto a che cosa? Al Palace. Togliamo e sgombriamo anche il campo da un equivoco. Noi siamo, principalmente noi, siamo civici. A noi interessa il civismo nella sua più alta concezione. Noi vorremmo fare ciò che il cittadino medio ci chiede di fare. Ora, quest'opera c'è. Come dicevo, a scanso di equivoci, il Palace non ci piace. Si parta da lì. Se l'idea nostra era quella di dover costruire quel cubo, noi non l'avremmo fatta. Partiamo da questa concezione. Però il Palace c'è, e allora ancora vengo con quello che dice il consigliere Del Bianco, cerchiamo, nell'interesse del cittadino riccionese che rappresentiamo, di valorizzarlo al meglio, perché questo secondo me che la politica deve fare, non andare ad inseguire i fantasmi, ma cercare di fare il meglio possibile con quello che si ha a disposizione. Ora il Palace c'è e grande intelligenza di questa maggioranza politica dal 2014 del sindaco Tosi in poi è cercare di valorizzare al massimo i contenuti di quel Palace e della New Pala Riccione. Questa è semplicità delle cose che si devono fare in una città. È la base di quello che un partito, un movimento politico, un movimento civico deve fare. È la base di quello che una maggioranza politica deve fare. Leggere le esigenze di una città. Noi dobbiamo semplicemente leggere le esigenze di una città. Non è difficile. E allora ci si dice, perché ci si continua a dire, addirittura ad ombrare dei sospetti su quello che forse è nascosto e non si capisce che ci ha spinto a cambiare idea. Ma ragazzi, ma di che cosa stiamo parlando? Ma di che cosa stiamo parlando? C'è stata una richiesta di prelazione. Nessuno ha risposto alla richiesta di prelazione. Questi sono i fatti. Nessuno l'ha accettata. Da lì abbiamo fatto una riflessione politica, perché la riflessione è politica, che forse non è il momento di vendere la New Pala Riccione. Io non so se il momento sia futuro o meno. In questo momento è meglio che la New Pala Riccione si rinforzi, perché abbiamo visto come il fatturato, che ben ha elencato il consigliere Angelini in questi anni, grazie all'intelligente opera
dell'assessore oggi Caldari, ex presidente, e dal nuovo presidente Bergamaschi stanno facendo. Il fatturato sta aumentando. Magari le condizioni con un fatturato ancora un aumento per altri anni, con un utile ancora un aumento per altri anni, potranno cambiare e magari si potrà ridiscutere tra alcuni anni. Perché noi dobbiamo essere ondivaghi per questo? Non siamo ondivaghi, semplicemente dicevamo che non abbiamo avuto nessuna risposta alla richiesta di prelazione, abbiamo fatto una valutazione politica. Non è essere ondivaghi fare valutazioni politiche, è quello che la politica deve fare, fare delle valutazioni. È stato detto anche correttamente, poi è stato, diciamo, l'esito finale è stato diverso, ma noi possiamo, dobbiamo capire e cambiare anche le idee, perché questa è intelligenza di una maggioranza politica ed è questo è quello che dobbiamo fare. Poi, come dico, noi possiamo discutere quanto vogliamo sul Palas e su tutto quello che il Palas ha dato e rappresenta, ma non ci mettete in bocca delle cose che noi non abbiamo detto, perché noi non osaniamo il Palas. Il Palas è lì, cerchiamo di farlo lavorare al meglio, perché come ho già detto è patrimonio economico della città di Riccione, perché ogni cittadino circa paga 2.000 euro, ha un debito di 2.000 euro per il Palas, ok? Questi sono i fatti. Il Palas, che abbiamo visto, sta migliorando le proprie prestazioni economiche, no? Dicevamo che ha fatto già dei buoni anni in utile, è stato qualche volta in perdita, certo. C'è stato un terremoto nel centro Italia e ci sono stati danni al Palas, a Riccione. Sarebbe anche brutto e sgradevole ridere o sorridere su un evento tanto drammatico, ma c'è stato un terremoto in centro Italia e il Palas ha avuto 40-50 mila euro di danni. A Riccione non c'è un edificio che ha avuto un problema per il terremoto. Il Palas ne ha avuti 40.000 di problemi. Questo è solo per capire come sono state costruite quelle opere. E non parliamo poi degli ascensori a 10 metri, a 15 metri del TRC, che mi piacerebbero queste rampe che il consigliere Andruccioli parlava prima, che forse farle da 15 metri arriviamo direttamente in stazione a Rimini da Riccione, ma vabbè, è uguale. Non entriamo, come dico, in polemica, perché non è il momento di far polemica. Questo è il momento di dire sì ad una proposta intelligente, che cioè quello di rivedere la decisione sulla Parericcione in questo momento, in questo particolare momento, e cercare di svilupparla al meglio per poterla potenziare, per poterla fare anche diventare una società più solida e magari anche in futuro più appetibile per il mercato. Grazie. Grazie consigliere. Ci sono altri interventi da parte dei consiglieri? Non è... Consigliere Andruccioli. Prego, 5 minuti. Io volevo solo fare un appunto di questo tipo, nel senso che poi c'è gente a casa che ascolta, quindi non capisco bene le parole del consigliere Poulet. Cioè, mi vuole far credere che siccome oggigiorno è stata fatta una proposta a una società se vuole esercitare o meno il diritto di prelazione che ha sulle quote della Pala Riccione, con una valutazione bassa, per cui io che lavoro in questo campo, se vedo una possibilità di fare un'operazione finanziaria buona perché c'è una quota che in questo momento viene, diciamo, sottostimata e la struttura ha la possibilità di dare dei margini molto maggiori, andrei ad acquistarla oggi, non domani quando i fatturati sono molto più alti e quella quota mi costerebbe molto di più. Per cui mi sembra un po' in contraddizione col fatto di, come dire, che troverete domani un compratore quando la società farà migliori fatturati. Questo, cioè, secondo me, ecco, dire, il mercato, almeno per chi se ne intende un po', funziona un po' diversamente in questi casi. E comunque è un po' in contraddizione tra quello che sento dalle sue parole, quello che diceva prima il consigliere Angelini,
Questo solo perché secondo me occorre un attimino di coerenza in quello che si dice. Dopodiché noi siamo ben contenti che avete fatto marcia indietro sulla scelta di cedere le quote a 700.000 euro che era veramente svenderle, ecco. Quindi speriamo che il Palace poi prosegua nella sua attività egregia e che faccia utili ancora maggiori e che rimanga nella disponibilità del Comune di Rizzone. Le quote chiaramente della New Pala Rizzone. Grazie consigliere. Ci sono altri interventi da parte dei consiglieri? Sindaco? Prego. Ma forse questa pratica necessita di qualche chiarimento, perché sapete, quando si parla di palacongressi, perché siccome è una pratica che va avanti da forse fin troppo tempo, si erra. La Pala Rizzone non ha niente, ok? Non ha nulla, ha un potenziale che è esercitare l'attività congressuale, forse 4 computer, 10 sedie, tutto qua. Quindi io credo che fatturato che si però si regge, e vorrei anche che questo sia calato, perché è difficile, capisco, perché come dicevo è un'attività complicata, ma forse non con una conoscenza maggiore, per carità approfondiremo e daremo, ma forse non sapete neanche che questo produrre utile fa lavorare 8-10 alberghi a Rizzone, perché quello è il potenziale di quella struttura. Ma io non dico neanche nulla, quello che mi fa ancora arrabbiare, perché per me è ancora una ferita aperta, è come si poteva pensare e come si è potuto pensare di investire 60 milioni di euro per far lavorare un indotto che lavorano al massimo 8-10 alberghi. Sono questi i grandi errori del PD di questa città che ci portiamo come una zavorra addosso. Quindi assolutamente accetto e mi piacciono anche le provocazioni che arrivano dal consigliere Del Bianco di poter ragionare, ma non siamo di fronte a niente di tutto ciò. È tutt'altra situazione, che questa era una società zavorrata all'ennesima potenza. Le voglio ricordare che addirittura nei business plan, che sarebbe carinissimo tornare a rispolverare, la società oggi avrebbe dovuto fare i signori utili che doveva fare anche il TRC. Più o meno, diciamo che la scrittura, anche perché le mani erano sempre le stesse, quindi più o meno dovevamo vivere di utili come nessuno mai, tanto che si era messa a discussione addirittura di vendere il Palazzo del Turismo per coprire le perdite, perché tanto era inutile tenere due palazzi, no? Molto meglio un'attività privata all'interno del Palazzo del Turismo, okay, che ne ha fatto scaturire delle cause, stupende strategie economiche che mettevano veramente in pregiudizio quella che è la storia della nostra città e sono i punti cardini delle nostre radici, pur di andare a costruire qualcosa che nell'indotto non crea nulla in termini di vera destagionalizzazione, semmai ancora su questo termine si debba parlare. Rizzone ormai è una città, fortunatamente, che lavora 365 giorni, anche con il palacongressi, dove siamo arrivati e abbiamo fatto le pulizie. Ricordo che quando siamo arrivati abbiamo trovato, giusto per le poste di bilancio di cui sentivo, Tari non pagata da una società partecipata dal comune, pur di non far emergere perdite. Era una roba che, secondo me, è al limite, non dico nulla, però quelli erano le situazioni. Non facevamo manutenzione, so che la manutenzione ordinaria è pulire i vetri, non si erano puliti i vetri per 7-8 anni in un palazzo dei congressi che deve trasferire emozioni, deve poter, per poter lavorare, il minimo sindacale, ok? Segnaletica interna inesistente. Abbiamo un problema di infiltrazione, avete potuto vedere i lavori, ahimè, me ne scuso, presenti quasi da 3-4 mesi giù alla scala, non riusciamo a risolvere i problemi di infiltrazione. Abbiamo un condominio comune, questo è il problema grave per il quale non hanno risposto i privati. Noi paghiamo le utenze di tutti per poi rifatturare.
un palazzo che è stato costruito 10 anni fa, con una prospettiva di 20 anni prima, dal punto di vista anche edilizio, dal punto di vista del miglioramento energetici. Abbiamo due pannelli. Cioè una roba che neanche un bambino, se gli dici di costruire un palazzo dei congressi, lo fa così, ok? Abbiamo la responsabilità di governo, siamo qui, ottimizziamo e lo abbiamo fatto e l'abbiamo documentato con i numeri. Dicevano bene prima i consiglieri di maggioranza, oggi lavora, ma non è appetibile e quindi abbiamo detto bisogna oltremodo razionalizzare i costi, bisogna oltremodo spingere sul marketing, bisogna oltremodo andare a razionalizzare, ma soprattutto bisogna oltremodo affrontare la questione del condominio. Ma chi è il privato che secondo voi paga le utenze per tutti e poi le rifattura? Ma mi siete mai chieste queste cose? Ma chi è? Un privato voi? Vi prestereste di prendere in carico tutto il gas, tutta la luce e tutte le utenze per poi forse avere l'opportunità di ricevere il risparmio? È una cosa, capite, che abbiamo la responsabilità di farlo, ci siamo appunto chiariti e abbiamo preso appunto la decisione di reinserire, come per fortuna la legge ci permette, in una valorizzazione e quindi cercheremo oltremodo di lavorare con i numeri, sui numeri, sull'attività, sulla diversificazione del prodotto, perché dopo un certo numero di congressi non ce ne stanno, ok? I congressi chiedono una media di 4 giorni e dopo 80 congressi non ci stanno, quindi cerchiamo di inserire delle opportunità diverse, vuoi che siano spettacoli, vuoi che siano cene, vuoi che siano momenti diversi per poter andare veramente a creare la vera marginalità, per poi tornare, perché questo che mi sorprende ancora di più, ricordo che c'è una legge dello Stato che dice che gli enti devono esercitare le funzioni istituzionali ed esercitare una funzione attività attinente all'attività congressuale è marginalmente istituzionale, cioè in funzione di quella che è l'attività economica di una città, ma diciamo che non sta perfettamente nelle corde. Quindi abbiamo l'obbligo di valorizzare, abbiamo l'obbligo di andare a posizionare sul mercato però anche quegli immobili, e queste sono quote societarie, che abbiano la possibilità di essere scelte, di avere un mercato e di essere finalmente valorizzate. Perché noi amiamo la sussidiarietà, noi ci spingeremo fino al massimo per poterla ottenere, perché è importante che un'attività si eserciti bene, non che tutte le attività le si esercitino nell'ambito del comune. Il problema grave è che qui si vogliono fare i 100 metri e abbiamo tutti e due i piedi legati. Grazie Sindaco. Ora volevo, prima di passare alle dichiarazioni di voto, volevo stonare una cosa che ai consiglieri tutti: non siete registrati quando non parlate al microfono, quindi tutto quello che dite è inutile e più che altro è maleducato perché fa solamente confusione. Quindi vi pregherei di parlare solo quando siete accesi con la base del microfono, quando avete il vostro diritto di parlare. Ora, consiglieri, dichiarazioni di voto. Vi prego, potete farle. Consigliere Conti, visto che è solo, può ripetere. Grazie Presidente. Sì, io vorrei partire velocemente da un presupposto, che io preferivo il cinema, teatro, turismo al Palazzo dei Congressi, ma come penso tantissimi di voi qua dentro. Poi se un Palazzo dei Congressi si doveva fare, probabilmente non era su quel tipo di struttura e con quelle caratteristiche. Detto questo, l'ho detto anche prima, fondamentalmente al mantenimento di questo asset all'interno del comune, non so, del pubblico, sono favorevole. Però secondo me è anche giusto dire un po' le cose come stanno, perché quando lei dice che probabilmente non era il momento semplicemente perché è intervenuta una circolare che l'ha permesso, altrimenti si sarebbe dovuto andare in privatizzazione, correggetemi se sbaglio, ma presumo di no. Questo però è semplicemente un dato di fatto, non inficia il giudizio sulla pratica. E mi auguro però che
proprio sulle parole anche della sindaca, che ci ha detto che di tutto l'investimento ne giovano solo 8-10 alberghi, mi auguro che si cercherà di rendere giovamento anche a una parte più vasta della città nella gestione del palazzo, quantomeno si cercherà di farlo, perché mi sembra anche corretto che una proprietà pubblica venga utilizzata nel maggior modo possibile. Detto questo, però, i dubbi che avevamo sulla questione rimangono, quelli espressi in commissione, e solo per questo motivo non ci sarà un voto favorevole ma un voto di astensione. Grazie. Grazie consigliere. Consigliere Carbonari. Sì, brevissimamente. Dunque, ci vede molto favorevole il fatto che sia stata cambiata idea sulla vendita e la gestione, e quindi lo vediamo con favore. Non esprimeremo però una votazione favorevole ma di astensione, perché ci sono, diciamo, sorte delle perplessità in relazione appunto alle somme, come spiegato bene dal consigliere Del Bianco, e soprattutto nutriamo delle perplessità su quelli che saranno i progetti futuri della gestione della società, nel senso, per ora non vediamo una grossa chiarezza in questo ambito, e per questo ci asterremo, anche se comunque il fatto che la gestione la mantenga il comune ci vede favorevoli. Grazie. Grazie consigliere. Non essendoci altre dichiarazioni di voto, pongo in votazione la pratica. Consiglieri, potete votare. Voglio essere l'ultimo. Chi manca? Ah, con 15 voti favorevoli, nessun contrario e 5 astenuti, la pratica è stata votata favorevolmente. Ora la pratica richiede l'immediata eseguibilità, quindi di nuovo consiglieri potete votare. Col medesimo risultato, 15 voti favorevoli, nessun contrario e 5 astenuti, la pratica è stata immediatamente eseguibile. Ora passiamo al comma 7 all'ordine del giorno, che è approvazione del regolamento delle sale da gioco, installazione apparecchi di intrattenimento, giochi elettrici, prevenzione e contrasto di patologie problemate legate al gioco. Questa pratica la illustra il sindaco in assenza dell'assessore? L'assessore? L'assessore Santi, prego assessore. Innanzitutto volevo salutare e ringraziare la dottoressa Farinelli e la dottoressa Giannetti per essere venuti qui, per essere state presenti e per il loro lavoro prezioso di ogni giorno. Grazie. Buonasera, grazie. Allora, con questa delibera recepiamo prima di tutto c'è una legge regionale del 2013 dell'Emilia Romagna e poi la legge regionale 8 del 2018 che richiede alle amministrazioni la mappatura dei luoghi sensibili, prevedendo anche la modalità di calcolo dei 500 metri per l'applicazione del divieto degli apparecchi, l'installazione di apparecchi di intrattenimento e giochi di azzardo. Questa amministrazione ha già mappato i luoghi sensibili con delibera di giunta comunale il 21 giugno del 2018, e quindi i luoghi che sono stati mappati sono soprattutto luoghi sensibili che riguardano enti di culto, scuole, buon vicinato, impianti sportivi, asili nido, perché la normativa regionale richiede dopo la mappatura un regolamento nuovo che preveda a 500 metri di diametro da questi luoghi l'assenza di sale da gioco o di apparecchi di intrattenimento e di gioco d'azzardo. Quindi il primo passo è stato quello della delibera di giunta comunale, questa sera invece approviamo il regolamento. Approviamo un regolamento che sostituisce integralmente quello che avevamo, che era del 2007,
E andiamo quindi a disporre e a confermare la mappatura che abbiamo già fatto e a disporre quindi tra gli obiettivi che leggo nel regolamento e garantire che la diffusione del gioco lecito si avvenga riducendo gli effetti pregiudizievoli per la salute pubblica, integrità, tempo di lavoro, sicurezza urbana, decoro e stato di salute, e l'amministrazione intende disincentivare il gioco d'azzardo e prevenirne la dipendenza patologica anche attraverso iniziative di educazione e di informazione con procedure per tutela dei minori, degli utilizzatori, contenimento dei costi sociali, umani ed economici e necessità di ridurre il danno derivante dalla sindrome del gioco d'azzardo. Quindi dopo la mappatura, regolamento nuovo e quindi divieto di apertura di nuove sale da gioco d'azzardo, quindi slot, videopoker, e divieto soprattutto di rinnovo a quelle sale che si trovano a 500 metri lineari dai luoghi cosiddetti sensibili mappati con delibera di giunta comunale del 21 giugno del 2018. Chiediamo anche qui un voto favorevole. Grazie. Grazie Assessore, mi scusi per il disguido. A questo punto ci sono interventi da parte dei consiglieri. C'è della tattica. Consigliere Mussoni. No, ma parlavo con il consigliere Conti, stavamo scherzando io e lui. Prego consigliere, è intervento principale? L'intervento principale, 10 grazie. Minuti. Buonasera a tutti. Tiziano ci racconta: ho cominciato a giocare quando avevo 18 anni, inizialmente in modo episodico, poi quando sono arrivate le video slot ho esagerato, giocavo 5-6 ore al giorno, buttavo via ogni giorno 1000 euro, ero diventato ludopatico, le sale da gioco mi attraevano, non ci sono finestre né orologi, non ti accorgi del tempo che passa né se fuori piove o se c'è una bella giornata di sole. Con il tempo e per le perdite, anche se vinci spesso piccole somme non arrivi mai a guadagnare o a pareggiare conti, ho chiesto un finanziamento, poi un altro, fino a rivolgermi agli strozzini. Ho venduto casa, i gioielli ed ero arrivato a non dormire la notte perché non riuscivo più a mantenere la mia famiglia. Il gioco d'azzardo, ancor più quando diventa patologico, e soprattutto per la facilità con cui il giocatore può procurarsi la propria dose quotidiana, è un problema di salute pubblica e coinvolge non solo il giocatore e la sua famiglia, ma anche l'intera comunità che deve sostenere i costi della sempre più crescente spesa assistenziale. È compito fondamentale di chi amministra garantire il benessere alla persona e collettività, nello specifico attraverso interventi di prevenzione verso i soggetti a rischio e i più deboli, di sensibilizzazione e corretta informazione verso i nostri giovanissimi e giovani cittadini perché comprendano, e prendo in prestito una citazione del poeta Valerio Magrelli, che il gioco d'azzardo è il contrario del gioco ed è assurdo che abbia lo stesso nome. La legge regionale del 2013 e relative modifiche tesa al contrasto e dipendenza del e dal gioco d'azzardo lecito ben si lega al DNA di questa amministrazione che l'ha recepita ed applicata per liberare il territorio dall'offerta in modo capillare, includendo tra i luoghi sensibili, oltre le scuole di ogni ordine e grado, impianti sportivi, luogo di culto, case protette, residenze sanitarie e sociosanitarie, anche i centri di buon vicinato, asili nido e discoteche. Riconosciamo, con il nostro apprezzamento di consiglieri, all'assessore Elena Raffaelli e chi con lei, d'aver svolto un lavoro importante, delicato, necessario e di grande tutela per noi cittadini. Grazie. Grazie consigliere. Si è popolata. Consigliere Vesco, vi prego, è l'intervento principale. Notata? Sì. Grazie. Noi faccio già anche la dichiarazione di voto. Voteremo favorevolmente questo regolamento perché riteniamo che già la legge regionale e anche questo regolamento interpretino al meglio una vera e propria emergenza sociale, rispetto alla quale io non sono così sicura che eliminando le videoslot si risolva il problema delle ludopatie, però almeno è un'azione concreta da mettere in campo. E siccome quella della ludopatia è una
emergenza che coinvolge più persone e più famiglie di quanto si possa vedere, proprio perché queste stanze sono chiuse, non hanno finestre, sono buie, tendenzialmente in luoghi abbastanza anche un pochino nascosti. Credo che questo sia un primo passo per quantomeno cominciare di qui a qualche mese a misurarne gli effetti di questa scelta. Un'azione molto, molto decisa, molto mirata, che intendiamo sposare, rispetto alla quale mi sento anche di dire questo. Io credo che la nostra città avrà l'occasione di mettere in campo un'azione concreta estremamente efficace, prima di tutto perché la rete delle infrastrutture di comunità è così ampia e diffusa che di fatto a Riccione non ci saranno più sale da gioco, perché il raggio dei 500 metri coinvolge nell'arco di tutta la città in un modo o nell'altro luoghi di aggregazione che sono in capo all'amministrazione pubblica. L'avere quindi investito sulla rete delle infrastrutture di comunità, le scuole, gli asili, i centri di buon vicinato, non solo ci conferma che si possa in qualche modo anche governare e controllare meglio il territorio, ma che ci conferma anche che questa è una comunità che si tiene insieme anche in una logica di vicinanza e di adiacenza. Per cui io questa cosa mi sentivo di dirla, perché ci saranno grandi realtà metropolitane in cui la legge regionale e questi 500 metri non saranno così efficaci come sarà su Riccione. A maggior ragione abbiamo fatto ragionamento, ci siamo confrontate, abbiamo detto, rispetto anche al tema delle libertà individuali, che è una cosa che ci preoccupa sempre molto, non invadere troppo il campo del tema delle libertà individuali, abbiamo detto abbiamo una grande opportunità che è quello di vedere come si tiene insieme questa città rispetto a questo regolamento. Misuriamo negli effetti e vediamolo. È evidente ed è abbastanza però importante che teniamo a mente anche un'altra cosa. Non è che noi risolviamo il problema se smettiamo di occuparci di quello che capita appena fuori dai nostri confini, perché noi confiniamo con dei territori che invece questa caratteristica e questa connotazione di luoghi sensibili così numerosi come ci sono a Riccione magari non ce l'hanno, perché hanno anche territori molto più estesi. Il problema rimane comunque, così come io vorrei sensibilizzare questa assemblea questa sera, l'ho detto anche l'altra sera quando ci siamo incontrati, l'altro giorno quando ci siamo incontrati in commissione di controllo e garanzia, esiste un'altra questione. La legge regionale interviene sulle video slot, sulle sale giochi, perché sono gestite da aziende private. Rimane il fatto che la ludopatia si misura anche giocando al gratta e vinci al tabacchi, e quella è una questione che ci rimarrà aperta, anzi forse quella più pericolosa, perché c'è una percezione di minore rischiosità e minore pericolosità di quel tipo di gioco, che viene in qualche modo anche socializzato, magari mentre si prende un caffè con un amico o con un conoscente. Questo lo vorrei mettere al centro di questo dibattito, perché secondo me, siccome noi dovremo andare a misurare gli effetti di questo regolamento, vi chiederei come amministrazione uno sforzo ulteriormente aggiuntivo per monitorare che le forme di ludopatia che si consumano nelle sale giochi e con le slot machine al buio non si spostino poi in modo repentino nei tabacchi e nei bar della nostra città, perché non sarebbe un buon risultato. Quindi vorrei accendere una lampadina su questo tema che secondo me va presidiato. Grazie. Grazie consigliere. Consigliere Conti. Grazie presidente. No, io sono contento di poter votare questo ordine del giorno, sinceramente, però vorrei sottoporre, e faccio una riflessione a voce alta, a questo Consiglio Comunale. Sono d'accordo anche con il consigliere Vescovi, dovremmo andare poi a vedere quali sono gli effetti reali di questo regolamento, eventualmente poi vedere se è possibile riparametrarlo a seconda delle esigenze, perché io non ne faccio una questione di legge regionale, di regolamento comunale, non mi interessa minimamente, mi interessa quello che poi è il risultato finale. Di fatto noi con la rimappatura voluta correttamente anche di alcuni edifici che non erano prima stati mappati, abbiamo quasi tutto il territorio riccionese, tranne una parte, mi sembra uno spicchio, verso Misano, che è coperto dal divieto, diciamo, di installare questo tipo di macchinette, chiamiamole macchinette per comodità, perché video slot, video lottery.
Però secondo me dobbiamo fare una distinzione fra il tipo di gioco, perché quello che aveva letto il consigliere Mussoni è assolutamente caratteristico proprio di queste macchinette, di queste videoslot, di queste jackpot, slot machine, quello che sono, insomma, queste macchinette alle quali ci si chiude e si va lì. Secondo me però un ragionamento differente va fatto in particolare su quelle che una volta erano le sale scommesse, adesso sono le ricevitorie, perché se è vero che la macchinetta dà una dipendenza assolutamente fortissima, è anche vero che anche lì c'è una dipendenza, ma probabilmente un po' differente, un pochino minore e forse un pochino più controllata. Io sto facendo un ragionamento a voce alta e vi voglio rendere partecipi, ci pensavo oggi leggendo un po' il regolamento e vedendo un po' cosa succede. Fra l'altro a Radio 24 oggi affrontavano proprio un tema di questo tipo e quindi mi ha fatto anche piacere fare questa riflessione. Però c'è un rapporto con la persona con la quale si scommette, ci si mette la faccia, c'è probabilmente chi va lì e fa quelle famose scommesse legate in gruppo, 7, 8, 2 euro a testa, queste cose qui. E noi in questo modo praticamente spostiamo tutte queste persone, rischiamo di spostare tutte queste persone dal rapporto diretto e dalla sala scommesse a internet, all'online, perché comunque quando non c'è poi il posto dove andare a scommettere non è detto che non scommetta, anzi si spostano sull'online e lì si apre un mondo, si apre un mondo che è pericoloso, forse di più, se non quanto, quelle che sono le famose macchinette, perché uno va per scommettere su una partita di tennis, di calcio, di pallone, di qualunque cosa e si aprono 250 milioni di giochi, 250 mila prospettive, anche per chi basta faccia una registrazione col codice fiscale del padre, diciamo, e non ha neanche il controllo della persona che va a scommettere. Quindi io su questo invito un po' la riflessione, perché non vorrei che gli effetti di questo regolamento, di questo nostro divieto, diciamo, che andiamo a estendere su tutta la città, su tutte le tipologie di ambienti, possano avere poi delle ripercussioni differenti da quelle che noi vogliamo, perché ripeto, faccio un esempio proprio pratico. Spingere una persona che ha 70 anni, 65 anni, che ha fatto sempre la schedina o si è giocato la legata con le due o tre partite, andare su internet è pericolosissimo, perché non è preparato e si trova di fronte a un mondo completamente diverso. E tu da casa, quindi chiuso all'interno delle tue mura, non fra la gente, come sostenevi prima Monica, al buio lì, continui bastando schiacciare su un bottone e puntare continuamente sulla partita, su chi fa il primo gol, su chi fa il punto di dritto, ogni 30 secondi, quando invece in queste sale non hai quel tipo di possibilità. Però ripeto, è semplicemente un invito questa riflessione, perché poi vedremo se nel tempo si dovrà o si potrà riparametrare, magari cambiare o dividere le tipologie di gioco. Detto questo, sono contento che comunque un passo si faccia, ci rivedremo probabilmente su questo tema più avanti per vedere che effetti ha questo regolamento, però almeno il regolamento lo votiamo e ci fa piacere votarlo. Non vi rubo altro tempo, però è secondo me un ragionamento che va fatto. Mandare, spostare, diciamo, da un luogo fisico a un luogo virtuale persone che non sono abituate a fare questo tragitto può essere per loro dannoso quanto giocare alle videolottere, alle macchinette, per capirci. Grazie. Grazie mille, consigliere. Ci sono altri interventi? Consigliere Bianco. Sì, grazie. L'intervento allora principale, scusi, consigliere. Sì, sì, sì. Ma io evidentemente mi metto in scia le considerazioni fatte dai consiglieri precedentemente a me, perché le trovo tutte posizioni assolutamente condivisibili. Faccio due note per non essere ripetitivo. Una è che evidentemente il governo che attualmente c'è in carica a Roma, quindi il governo della Repubblica Italiana, nelle scorse settimane ha approvato con un decreto legge l'abolizione della pubblicità per tutto quello che è il mondo del gioco d'azzardo, e quindi credo che questo sia già un segnale importante, e tra l'altro una battaglia che è stata fatta anzitempo dal Movimento, quindi uno dei primi provvedimenti ha previsto proprio questo.
credo che tra qualche mese, quando scadranno, se non ho capito male, i vari contratti, perché i contratti in essere vengono rispettati, poi questo fenomeno andrà a scemare verso zero. Quindi se qualcuno ha il dubbio che come mai ancora vedo qualche pubblicità, evidentemente perché ci sono vecchi contratti in corso, e quindi questo è già la chiosa a quello che sarà la nostra posizione sul tema. Aggiungo però anche, chiaramente qui riprendo un passaggio del consigliere Conti quando dice che come tutti i regolamenti sono un primo passo doveroso, giusto, poi dovremo vederci passo dopo passo per capire quanto ha funzionato, quanto non ha funzionato, se può essere migliorato, ok. Chiudo concludendo molto rapidamente che il tema vero è come in tutte le dipendenze, perché tale è il gioco d'azzardo, le scommesse, trovate voi il sinonimo che preferite di più, è sempre quello cosa offro io in cambio, cioè cosa offro io al cittadino, cosa offro al pensionato, cosa offro allo studente in termini di prospettiva. Cioè la vita sociale, il contesto in cui abito, il contesto in cui respiro, deve essere ricco di quegli stimoli, anche lavorativi, anche professionali, dove io sì scommetto veramente per impiegare il mio tempo in modo proficuo, per il bene mio, dei miei figli, della mia famiglia, della comunità. Quindi la vera svolta, la comunità Italia, chiamiamola così, ma anche la nostra piccola comunità, la vince lì, se io do delle chance, do delle opportunità affinché le persone che oggi si chiudono in una sala scommesse, piuttosto che un domani, speriamo di no, si chiudono a casa, abbiano invece l'opportunità e vengono stimolate per aprirsi, non chiudersi agli altri e per fare qualcosa anche di utilità pubblica che poi torna comunque a lui stesso in primis ma alle persone. Quindi questa è la vera scommessa per rimanere dentro il profilo di chi evidentemente trova in quel tipo di attività giovamento e svago, chiamiamola così, perché lui non la percepisce come una dipendenza. Nel momento che la percepisce come una dipendenza è già, diciamo così, andato ben oltre, perché la percezione dell'interessato diretto è sempre tarda a venire, come in tutte le dipendenze. Quindi il nostro voto sarà assolutamente favorevole. Volevo aggiungere queste due riflessioni. Grazie. Grazie mille, consigliere. Consigliere Boschetti, per l'intervento principale, consigliere. È già finito? Non la vogliamo far parlare al consigliere Boschetti? Arriverà. Arriverà. Eccola. Grazie Presidente, l'intervento principale. Prego. Buonasera a tutti. Ma io colgo favorevolmente le riflessioni che abbiamo ascoltato fino a questo momento da tutti i colleghi, quindi sia dai colleghi della maggioranza che quelli della minoranza, e mi fa piacere che ci sia questa sensibilità percepita da tutti quanti. Credo sia il mio intervento veramente semplice e veloce. Volevo semplicemente fare un plauso innanzitutto al lavoro primario della Regione Emilia-Romagna, che comunque con il piano regionale ha fissato dei limiti che prima non c'erano, e questa giunta ha lavorato in maniera capillare, precisa e puntuale per arrivare a fare una mappatura così importante per contrastare le ludopatie. Volevo anche salutare proprio positivamente il ragionamento che ha fatto la collega Vescovi, dicendo che comunque il lavoro che è stato fatto fino adesso non si interrompe, che questo è proprio l'inizio di un percorso, soprattutto è l'inizio di quello che sarà comunque una nuova sensibilità e una nuova cultura affinché si possano comunque contrastare le fragilità legate alla ludopatia. Quindi aggiungo a questo punto anche il voto favorevole di noi riccionesi a questa pratica. Grazie. Grazie mille, consigliere.
Ci sono altri interventi? Consigliere Ragni. Allora, avevo preparato uno scritto lungo, perché volevo dire due cose. Per arrivare, per arrivare a chiedere un voto favorevole, che però palesemente si è espresso, sono contentissimo. La cosa che però mi viene sempre da dire, d'accordissimo con il ragionamento, che questo è un po' come l'e-commerce, noi ci mettiamo una pezza, però c'è dall'altra parte che succhiano. E qui purtroppo un ragazzino, come diceva Carlo, entra col codice fiscale del babbo, esce da scuola, non sta nei 500 metri, ma sta attaccato a scuola e gioca, entra. E non ci possiamo fare nulla. Anche perché poi quello che esiste adesso nel concreto, nei pubblici esercizi, nei locali di pubblico intrattenimento, che è tutto collegato al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, che prevedono tanti cartelli, tanti divieti, con un cartello poi contro la ludopatia, cioè hanno l'ASL dell'Emilia Romagna ha messo l'obbligatorietà a chi detiene queste macchinette di mettere un cartello con un numero verde per chiamare nel caso di... Però fa sorridere questa cosa un po', perché lo Stato incamera soldi, cioè come le sigarette, come gli alcolici, incamera soldi. Però ti dice, guarda, facevo l'esempio, c'è un ulteriore cartello, quello non so se voi avete mai sentito dire, la tabella dei giochi proibiti, è un cartello obbligatorio. Allora, lì c'è scritto che giocare a poker è vietato. Ora, quei quattro amici che si volevano sedere intorno a un bar per giocarsi due lire, non possono, perché il gestore verrebbe multato. Loro si alzano, vanno in quattro macchinette e giocano a videopoker. Cioè, questo è l'assurdo che c'è in Italia, no? E quindi benvenga questa cosa, benvenga che Ricciola l'abbiamo mappata completamente, ed è una cosa meravigliosa da questo punto di vista, con tutte le criticità che ci siamo detti, che avete detto, che condivido. Quindi il voto è favorevole a questo della legge. Grazie consigliere. Ci sono altri interventi? Consigliere Testa, è l'intervento principale? Sì, non mi dilungo ulteriormente, anche Forza Italia è assolutamente favorevole all'approvazione di questo regolamento sulle sale da gioco e quant'altro. È chiaro che le problematiche anche a livello nazionale di salute pubblica sono le più disparate, però credo che comunque sia meglio cimentarsi e perdersi in una strada di un lungo cammino che non fare il primo passo e non partire mai. Grazie. Grazie consigliere Testa. Attendo altri consiglieri. A questa pratica era stato presentato un emendamento dal consigliere Carbonari che poi in giornata ha ritirato, quindi non essendoci altre argomentazioni io passerei la parola al sindaco. Io solo per veramente ringraziarvi, perché credo che su una pratica così difficile e un nuovo cammino che ci apprestiamo a fare, le riflessioni che ho potuto ascoltare sanno assolutamente un bagaglio di attenzione e di riflessione. Non sarà una strada facile, perché noi abbiamo fatto un lavoro appunto puntuale, capillare, perché avevamo interesse affinché veramente quelli che erano i punti di aggregazione e di socialità venissero evidenziati. Siamo riusciti, grazie insomma anche alla conformazione della città, a mappare completamente la città, per poi apprestarci alla modulazione di un nuovo regolamento che ci permette veramente di accogliere le nuove norme e, come dicevo, di intraprendere un nuovo cammino. Adesso si passa al trasferire appunto questa nuova disciplina e questa ancora più forte, grazie al vostro voto, determinazione agli operatori e alla città. Quindi dovremo insieme accompagnarli
per far comprendere per l'appunto che giocare, ma soprattutto approfittare di una fragilità è assolutamente non imprenditoriale. E sarà la cosa più difficile in assoluto, perché i soldi facili sono difficili, scusate il gioco di parole, ma sono difficili da abbandonare. Quindi io mi aspetto grande resistenza ad una disciplina così nuova e secondo me anche così coraggiosa. Io l'ho fatto anche presente al presidente Bonaccini, che ringraziandolo, perché è veramente una strada forte per la quale ci vede immediatamente al suo fianco e al fianco di tutti i comuni che si apprestano appunto come noi a dare una deadline molto precisa e puntuale. Dovremo, nella contemporaneità del controllo del regolamento e dell'applicazione, anche fare un grande percorso culturale e quindi un grande percorso di comunità, non solo per offrire un'alternativa, come colgo sicuramente essere un punto importante, come sottolineava il consigliere Del Bianco, ma anche proprio far comprendere che non si può scherzare sulle questioni così serie, perché io credo che capita a me, come capita anche a tantissimi di voi, sentire anche genitori che scherzano con i propri figli dicendo hai scommesso su quel gol piuttosto che su quell'altro e abbiamo vinto, senza comprendere che in quel momento di falsa condivisione e falsa gioiosità si comincia invece il tarlo e l'abitudine di appunto non fare i conti o fare i conti con il gioco, che ahimè ci vede tutti sempre perdenti. Quindi io accolgo l'abbraccio che ci date con questo voto alla delibera, perché è veramente importante e ci darà quella forza di affrontare adesso il lavorare tutti insieme sulla città. Grazie. Grazie Sindaco. A questo punto, anche se vi siete già sbragati prima che non dovevate farlo, ci sono delle dichiarazioni di voto? Non essendoci dichiarazioni di voto, pongo in votazione la delibera. Consiglieri, potete votare. Con 21 voti favorevoli, nessun contrario, nessuno astenuto, la delibera è stata votata favorevolmente. Ora richiede l'immediata eseguibilità, consiglieri, quindi di nuovo potete votare. Vorreste votare? Non c'è, però... Come? C'è. Io ce l'ho scritta qui. No, un attimo, calma, Simona, qua ce l'ho scritta, non dobbiamo votarla? Beh, non c'era, è stato a posto. Non essendoci altre pratiche all'ordine del giorno, dichiaro chiuso il Consiglio Comunale. Permettetemi di fare gli auguri al consigliere Maiolino per i suoi 40 anni e all'assessore Palazzi per i suoi 50.